Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Giudici del Politecnico di Milano, vi parlo dal nostro campus, dalla Bovisa, e sono lieto di darvi il benvenuto a questa presentazione online del settimo report italiano sui mini bond. Esattamente un anno fa eravamo pronti ad accogliervi per il report del 2020, ma come sapete abbiamo dovuto annullare tutto all'ultimo momento perché c'è stata chiaramente la chiusura, il lockdown per la pandemia legata a Covid-19. E non vediamo l'ora di riavervi di nuovo all'interno dei nostri spazi per questo evento di networking e di presentazione che è diventato un momento importante nell'ambito della finanza alternativa o, se preferite, complementare per le piccole e medie imprese. Quest'oggi però vi presenteremo i risultati del report che è già a disposizione sul nostro sito internet. Se andate su www.osservatoriominibond.it lo potete già scaricare. A breve, vi presenterò anche quali sono le evidenze di quest'anno. Avremo poi ben tre tavole rotonde che sono dedicate a temi caldissimi in questo momento di grande attualità, ma come di solito facciamo, ho chiesto in questo caso ad un grande amico che fra poco vi presenterò di darci un momento, un keynote speech iniziale per introdurre una tematica di grande attualità in questo momento, quella degli effetti della pandemia sulle piccole e medie imprese, con un focus ovviamente su quello che interessa a noi, che è il mondo del credito. E quindi, bando alle ciance, vi presento subito il keynote speech iniziale di questa nostra sessione, che sarà tenuta dal professor Stefano Paleari dell'Università di Bergamo. Stefano Paleari è stato rettore dell'Università di Bergamo, è stato anche presidente della CRUI, della Conferenza dei Rettori Italiani, delle Università Italiane, è membro del Pontificio Consiglio della Cultura, di suo è un docente di Public Management presso l'Università di Bergamo, come vi dicevo prima, ed ha pubblicato anche recentemente un libro, La guerra non dichiarata, dove proprio si parla degli effetti della pandemia in un contesto come quello italiano, dove, come Stefano ci descriverà fra poco, è già caratterizzato di per sé da diversi elementi di debolezza. Quindi, grazie di nuovo a tutti per essere qua con noi e la parola ora al professor Stefano Paleari. Ringrazio il professor Giudici per la generosa presentazione, saluto tutti voi, lo ringrazio nuovamente per avermi invitato nella sua qualità di direttore scientifico dell'osservatorio a introdurre il rapporto settimo sui mini bond 2021. Questo rapporto fotografa e aggiorna la situazione al 2020, ma è anche molto attento ai trend che si sono determinati negli ultimi anni e in particolare a partire dal 2012 in virtù proprio dell'opportunità offerta con la creazione dei mini bond. Saranno ancora più interessanti non solo i dati aggiornati al 2020, ma anche quelli consolidati al 2021 per vedere se questo straordinario biennio che stiamo vivendo rappresenta solo un'interruzione dei trend storici più recenti, oppure se rappresenta viceversa un cambiamento di paradigma. C'è un tema di fondo che a mio avviso va affrontato in primo luogo, che è quello di parlare della crescita delle imprese in un paese che non cresce più, o peggio, in un paese che da anni è su un sentiero di declino, con degli effetti che non sono tanto dissimili a quelli che hanno caratterizzato le due grandi periodi a cavallo delle due grandi guerre mondiali. Basti pensare che in termini di prodotto interno lordo dalla crisi del 2008 non ci siamo più risollevati e il prodotto interno lordo prima della caduta del 2020, quindi se ci fermiamo al 2019, era ancora quasi 4 punti in termini reali al di sotto di quello del 2008. Con il 2020 siamo ritornati agli anni 90 del secolo scorso. Il debito pubblico che aveva già raggiunto il 130 e oltre per cento del prodotto interno lordo alla fine del 2019 contro un 100% prima della crisi Lehman Brothers e che si trova al 160% dopo il primo anno di pandemia. La spesa pubblica corrente in particolare
che continua a crescere in termini aggregati e che cresce a discapito di una riduzione significativa degli investimenti. La produzione industriale, che quest'anno è calata rispetto al 2019, ma nel 2019 era ancora 16 punti al di sotto il picco del 2008, e così non è andata per gli altri paesi. E infine, ma non da ultimo, il calo da 10 anni quasi inarrestabile, per quanto con situazioni molto eterogenee, del valore medio degli immobili. Sono situazioni che richiamano veramente i periodi bellici, una guerra che in qualche modo non è stata dichiarata da nessuno, ma che è avvenuta per il nostro paese ben prima dell'inizio della pandemia. C'è nel nostro paese in particolare un grande tema di cultura come sfida educativa che determina quel fenomeno ben fotografato dal libro di Luca Ricolfi sulla società signorile di massa, di una società appagata, egoista, insofferente e che pensa allo Stato come salvatore di tutte le istanze e si sottrae così di conseguenza alla responsabilità di guardare la realtà per quella che è e alla responsabilità individuale. Questo determina forti tensioni di natura intergenerazionale, per esempio per quanto riguarda le iniquità che si sono determinate e che sono tuttora in crescita tra generazioni con riferimento alla componente previdenziale, ma crea anche degli stress, delle tensioni all'interno della stessa generazione. Da un lato con i ventenni, una parte dei ventenni che presa la laurea decidono di andare a spendere il loro migliore periodo professionale all'estero e quelli che invece non hanno né educazione né lavoro e si affidano a forme di sussistenza. Quindi c'è una iniquità anche all'interno della stessa generazione. C'è poi un problema, diciamo, di cultura imprenditoriale e di conseguenza anche di cultura finanziaria. I soldi ci sono, ma il problema è non se arrivano alle imprese solamente, ma come arrivano. Il modello delle tante piccole imprese che sono indebitate, se da un lato rappresenta una resilienza, ma non tanto per la struttura finanziaria che è fragile, quanto per la qualità degli imprenditori nostrani e delle classi lavoratrici, dall'altro rappresenta un grande limite se immaginato all'interno della sfida globale. Quali sono gli ostacoli principali che dobbiamo affrontare per guardare i prossimi anni? Il primo è quello del debito pubblico che sta continuamente crescendo e la cui crescita è permessa dalle politiche ultra espansive delle banche centrali. Questo può determinare effetti molto distorcenti nel finanziamento delle imprese e in generale nel sistema economico. Il secondo collo di bottiglia è costituito dalla dinamica della spesa previdenziale che può essere sostenuta in questi ritmi solamente se c'è una crescita molto forte del prodotto interno lordo. Se questa scommessa è persa, come è stata persa negli ultimi 20 anni, le dinamiche previdenziali sono sostanzialmente fuori controllo e per ritornare ad essere nel tracciato determinano degli squilibri ancora più forti se si va nella direzione delle precedenti riforme. E questo a discapito dell'investimento in infrastrutture materiali e infrastrutture anche immateriali, così vorrei chiamare il capitale umano. Ultimo, ma non meno importante, e le vicende recenti ne danno una palese dimostrazione, la debolezza della politica che porta ad una dilatazione, forse diciamo impropria, dell'azione giuridica con tutte le sue inefficienze e la stratificazione delle norme e di conseguenza appunto una dilatazione anche della burocrazia. Quale può essere il ruolo della finanza in un contesto così difficile, ma non difficile per le circostanze della pandemia, che evidentemente ha ulteriormente peggiorato la situazione, ma difficile da un periodo medio-lungo e quindi occorre rimuovere gli elementi strutturali. Ebbene,
Il ruolo della finanza è sempre di natura strumentale, di servizio, ma è un ruolo importante. Innanzitutto, c'è una contraddizione tra, la richiesta che viene da una certa convinzione ideale o politica contro la finanziarizzazione del sistema da un lato, però, a favore delle politiche ultraespansive delle banche centrali. È come se noi volessimo fare a meno della finanza e poi chiedessimo alla finanza di finanziare le politiche, diciamo, monetariste espansive e di supporto anche al welfare, attraverso appunto l'azione delle banche centrali e quindi un'operazione di finanziarizzazione del sistema. Questa è una contraddizione che va in qualche modo affrontata. La crescita delle imprese è un secondo aspetto che ha nel mix finanziario un elemento di fragilità. Le imprese non possono rimanere troppo piccole per un tempo indefinito e soprattutto non possono rimanere piccole perché esistono de delle problematicità sulla struttura finanziaria. Occorre, a mio modesto parere, spingere il più possibile verso il superamento di quei fattori che ci tengono all'interno da troppo tempo di questo trend declinante. E credo che l'innovazione finanziaria in tutto questo sia una parte della soluzione e non il problema. E qual è la soluzione? Quali sono le soluzioni? Ognuno di noi nel proprio ambito fa una riflessione e cerca di evidenziare quelle che possono essere delle proposte. Ma innanzitutto mi farebbe piacere vedere nei prossimi rapporti, accanto allo Stato e alla diffusione dei bini bond, anche qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo, per esempio, diciamo una riflessione che può sembrare anche un po' genuina, ma che è, diciamo, sincera e diciamo, dettata dalla volontà di proporre qualcosa di nuovo. Oltre ai mini bond ci potrebbero essere delle forme intermedie, le possiamo chiamare mini equity, delle forme intermedie tra una quotazione che è un salto molto grande per le imprese e io l'ho vissuta sia dall'interno che da osservatore e il private equity che spesso e volentieri è percepito come particolarmente invasivo, quindi degli strumenti finanziari che si affianchino ai mini bond e che diano la possibilità alle imprese di crescere con una struttura finanziaria che sia il più possibile bilanciata. E poi ovviamente c'è anche il debito, ma questo è molto interessante diciamo, in una prospettiva di crescita e non in un trend di ripiego. Come potete vedere, ci sono tanti elementi che possono essere presi come spunto da questo rapporto che è molto dettagliato, molto puntuale, che si ripete per la settima volta e di cui noi oggi in un biennio così particolare abbiamo particolarmente bisogno. Do volentieri la parola di nuovo al professor Giudici, ringraziandolo per questo invito che mi è stato fatto e ringraziando tutti voi per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi. Bene, ringrazio il professor Stefano Paleari per questa interessantissima introduzione. Ci ha dato anche alcuni spunti su cui potremmo meditare riferiti al tema dei mini bond. E passo ora al piatto forte di questo evento, che è la presentazione dei risultati del nostro report. Come vedete, partiamo subito con alcuni numeri, tanto per darvi un assaggio di quello che vedremo. Il nostro report, che vi ricordo è già presente sul nostro sito osservatorio-minibond.it, va a fotografare quella che è la situazione dell'industria dei mini bond alla fine dell'anno scorso. Abbiamo censito nell'arco del 2020 176 imprese emittenti, di cui ben 131 per la prima volta, che è un numero abbastanza consistente e interessante. Delle 176 imprese, 129 sono PMI, ai sensi delle normative europee. E poi abbiamo censito 194 emissioni totali, ovviamente le emissioni sono di più perché alcune aziende fanno più collocamenti durante l'anno,
per un importo inferiore a 50 milioni l'una. Il totale della raccolta nel 2020 è stato di 900 milioni di euro, che, come vedremo, è un po' più basso rispetto a quello del 2019, ma in realtà è una parte significativa che riguarda esclusivamente le PMI per un importo di 448 milioni. Come vi dicevo, il report è già disponibile e per chi vuole possiamo anche mandarne poi una copia stampata su richiesta, visto che non possiamo essere presenti con il nostro solito convegno in cui lo distribuiamo. Allora, vi ricordo qual è la nostra definizione metodologica. Noi focalizziamo l'attenzione su titoli di debito che riguardano delle attività svolte da imprese italiane, escludiamo le società finanziarie con codice Ateco K, escludiamo anche i veicoli che si finanziano magari anche con dei mini bond, ma con l'unico obiettivo di finanziare ed effettuare un'acquisizione, quindi ad esempio le SPV che organizzano dei buyout. L'emissione inoltre è caratterizzata da un valore massimo che è meno di 50 milioni. Quindi se poi ci dovesse essere anche un emittente che nello stesso giorno fa due o tre collocamenti, ma che sono di importo singolo inferiore a 50 milioni, ma cumulativamente sono sopra i 50 milioni, noi la escludiamo. Inoltre escludiamo tutti quei titoli che sono quotati sul mercato retail. Allora, per mostrarvi quello che è stato il contesto del 2020, io credo che questa slide sia molto significativa. Questa figura che trovate nel report ci fa vedere, secondo le stime del rapporto CERVED PMI del 2020, quello che dovrebbe essere, sulla base dei bilanci che saranno pubblicati a breve, il riscontro rispetto al fatturato nel 2020 delle imprese. Ovviamente abbiamo vissuto un anno difficilissimo, con un lockdown che è iniziato praticamente in Lombardia a fine febbraio, poi si è esteso velocemente in tutta Italia, e come vedete nessuno, direi che a distanza se noi fossimo nel 2019, no? Nessuno avrebbe potuto immaginare che i risultati del 2020 sarebbero stati così drammatici rispetto al calo del fatturato, che è stato chiaramente più accentuato in alcuni settori rispetto ad altri, che sono stati gravemente danneggiati dal lockdown. Ciononostante, è interessante vedere che l'offerta di credito bancario è cresciuta, secondo i dati di Banca d'Italia. Ovviamente questo è l'effetto combinato di una serie di fattori, come ad esempio la moratoria sui prestiti, piuttosto che l'enorme sforzo che ha fatto lo Stato rispetto alle garanzie sui prestiti, quindi le garanzie pubbliche sui finanziamenti delle imprese. Però, vedete, il 2020 si è caratterizzato per un aumento dello stock di credito bancario disponibile per le imprese non finanziarie e per la prima volta negli ultimi anni anche il settore delle costruzioni, che è sempre stato un po' la cenerentola in quest'ambito, ha visto una crescita del volume di risorse finanziarie dal mercato bancario. Vediamo quali sono state le novità del 2020 nel mondo dei mini bond. Sicuramente possiamo citare le garanzie pubbliche, che in un primo momento sono state offerte sui finanziamenti bancari, ma poi sono state estese anche sui mini bond. Abbiamo avuto anche la nuova garanzia Italia di SACE. E su questo avremo una tavola rotonda nel seguito della mia presentazione, che entrerà nel merito, proprio per capire quali sono stati gli elementi, le criticità, le cose positive, le cose anche che si potrebbero aggiustare. Un altro elemento sono stati i peer alternativi che sono stati approvati l'anno scorso e servono proprio per estendere i piani individuali di risparmio che così tanto hanno supportato la raccolta per le società quotate anche a tutto il mondo dell'illiquido e del non quotato. Quindi è un'opportunità interessante che, combinata con gli ELTIF, con questo nuovo strumento europeo, potrebbe essere parecchio interessante per il mercato dei mini bond. Si parla molto di sostenibilità, anche questo è un tema che riprenderemo nella nostra terza tavola rotonda, e Borsa Italiana, che peraltro gestisce un mercato specifico, come voi sapete, per i mini bond, che è Extramot Pro Cube, ha inaugurato anche una Sustainable Finance Partnership, proprio a indicare questa attenzione del mercato finanziario verso le tematiche ESG, Environmental, Social e Governance. L'altra novità, di cui vedete i primi numeri riportati nel report, è stata la possibilità per i portali autorizzati di equity crowdfunding di collocare mini bond. Come vedete, fino alla fine dell'anno
Sono state tre le piattaforme che hanno utilizzato questa opportunità per una raccolta che ci risulta essere intorno ai 15 milioni di euro, quindi non piccolissima. Entriamo a vedere qual è la tipologia delle società emittenti che abbiamo visto nel 2020. Come vi ho detto prima, c'è stata una lieve diminuzione del numero di società emittenti. Vediamo proprio la riduzione rispetto al 2019. Quindi le società che hanno collocato mini bond sul mercato sono diminuite, ma una cosa interessante è che sono invece aumentate le SRL. Quindi abbiamo visto uno spostamento di tipologie di imprese che dalle SPA sono passate alle SRL, hanno contribuito a mantenere tutto sommato i numeri che abbiamo visto nel 2019. La riduzione è veramente molto bassa. Per quanto riguarda la dimensione, si vede che hanno contribuito molto le PMI. Quindi, se guardiamo al fatturato dall'ultimo bilancio prima dell'emissione, vediamo che sono aumentate molto le società che fatturavano fra 2 milioni di euro e quelle che invece fatturano fino a 25 milioni di euro, anche 50, quindi si vede la parte gialla, quelle che fatturano da 25 a 50 milioni di euro sono aumentate, sono invece diminuite le altre. Quindi direi che il mercato ha retto soprattutto grazie alle imprese di dimensione più piccola, quindi quelle che fatturano meno. Per quanto riguarda le attività, si nota una maggiore diversificazione nell'ambito del 2020. Nel 2019, se vi ricordate, avevamo visto una prevalenza più significativa del settore manifatturiero, mentre invece nel 2020 osserviamo una maggiore varietà. Ci sono dei settori che hanno anche aumentato la propria presenza, come ad esempio il codice Ateco M, vedete le attività professionali, J, servizi di informazione e lievemente anche il commercio, che è passato da 16 a 19 emittenti. Un dato interessante è la localizzazione, direi che balza subito all'occhio che la Campania è passata in testa, quindi ha superato la Lombardia nel 2020 rispetto al numero di società emittenti. Ma il risultato non è prodotto dal caso, è risultato del progetto avviato da Sviluppo Campania, dalla Cassa Depositi e Prestiti, da Mediocredito Centrale, da Banca Finint, che troverete anche citato nel nostro report con ampia descrizione di dettagli, che sono i Garanzia Campania Bond, quindi il Basket Bond che è stato organizzato nella regione Campania, a cui hanno aderito, come vedete, diverse emittenti. La stessa cosa è avvenuta in Puglia, vedete che c'è una crescita da 3 a 13 emittenti, mentre invece abbiamo una riduzione al nord, vedete che in tutte le regioni del nord c'è una riduzione del numero delle emittenti. Passiamo ad analizzare le emissioni, questo è il flusso delle emissioni, tutti gli anni ormai andiamo ad affermare che il mercato dei mini bond si è conquistato un suo spazio, quindi vediamo anche una crescita lineare nel corso del 2020. La cosa interessante forse è notare che nel secondo semestre del 2020 abbiamo esattamente lo stesso numero di emissioni del 2019. Quindi la piccola flessione di cui abbiamo parlato all'inizio e che vediamo anche nella prossima slide è più che altro dovuta al primo semestre. Ovviamente c'è stato un momento di incertezza in cui gli imprenditori e anche gli investitori probabilmente hanno cercato di capire che cosa accadeva, ma già nel secondo semestre del 2020 abbiamo esattamente gli stessi numeri che erano buoni del 2019. Vediamo la raccolta è al livello più basso, vedete, dal 2016, quindi abbiamo 900 milioni di euro raccolti dai mini bond che soddisfano le nostre condizioni, però è interessante vedere che c'è stata invece una crescita se guardiamo la raccolta solo delle PMI, quindi chiaramente i mini bond sotto 50 milioni di euro sono collocati anche da imprese che non si qualificano come PMI, non hanno i parametri definiti dall'Unione Europea e sono mancate soprattutto queste emissioni, quelle per controvalori che sono intorno ai 20-25 milioni di euro, mentre invece la raccolta che hanno fatto le imprese più piccole è tutto sommato buona e ha superato quella del 2018 e del 2019. In aggregato vedete da quando è partita l'industria, se osserviamo le emissioni solo fino a 50 milioni di euro, abbiamo più di 7 miliardi di euro raccolti, di cui 2 miliardi e mezzo che sono andati a finanziare le piccole e medie imprese.
Come conseguenza di quello che vi ho detto prima, cioè sono state soprattutto le PMI, le imprese più piccole ad andare sul mercato nel 2020 e quindi anche con emissioni più piccole, vedete che il controvalore medio dei mini bond, dei collocamenti, è al minimo storico nel secondo semestre del 2020. Siamo appena sopra i 4 milioni e mezzo. Ovviamente è una media, come abbiamo detto prima, noi abbiamo importi di mini bond nel nostro campione che vanno da poche centinaia di migliaia di euro fino a limite massimo che abbiamo stabilito nella ricerca, che è 50 milioni di euro. Un altro trend che si conferma nel 2020 è la non quotazione in borsa dei titoli. Quindi nel 2020 i mini bond che abbiamo censito nell'84% dei casi non sono quotati in borsa. E nel report ovviamente andiamo anche a individuare delle motivazioni che sono legate a questo. Innanzitutto la market abuse, la direttiva market abuse che ovviamente va a penalizzare le piccole emittenti, ma poi c'è anche una questione legata ai finanziamenti con garanzia, in quanto, come sapete, e se non lo sapete lo spieghiamo nel report, la garanzia, gestita da Mediocredito Centrale è riconosciuta all'investitore, quindi è l'investitore che deve chiedere. Quindi questo complica in un qualche modo la trattazione in borsa di titoli che potrebbero no avere la garanzia in funzione di chi li acquista, in funzione dell'investitore. Quindi ci sono anche dei parametri tecnici, delle motivazioni tecniche legate a questo. Vediamo la scadenza. La scadenza si è un po' allungata. Il valore medio nel 2019 era poco superiore ai 5 anni, qui andiamo ben oltre i 6 anni. Perché l'effetto del 2020, abbiamo ben 94 emissioni con durata superiore a 7 anni, ma è legato a un progetto molto specifico, di cui vi raccontiamo anche per questo nel report, che sono i Viveracqua Hydrobond 2020, che hanno coinvolto diverse imprese della gestione del servizio idrico in Veneto, ciascuna delle quali ha fatto addirittura 3 emissioni con scadenze diversificate nel lungo termine. Quindi questo ha un impatto abbastanza significativo sul nostro campione. È interessante poi vedere la cedola. La cedola si è abbassata nel 2020. I titoli con cedola fissa hanno un valore medio di 3,61%. La distribuzione ci fa vedere che sono aumentati tanto i mini bond con cedola compresa fra il 2, appena sopra il 2 e fino al 3%. Ne abbiamo ben 53%. Con una cedola che è compresa fra questi due estremi, mentre invece sono molto calati i mini bond con cedola compresa fra il 4% e il 6%. Sicuramente c'è stato un impatto delle garanzie, quindi come vedremo fra poco, molti titoli prevedevano una garanzia pubblica e quindi questo ha contribuito sicuramente a ridurre il costo del capitale. Possiamo anche notare che nel 2020 è scesa la frequenza della cedola variabile. È andata un po' di moda nel 2019, nel 2020 ci sono 26 emissioni, ma molte meno, come vedete dal confronto annuale. Sul rating si conferma anche in questo caso, come avevamo già visto negli anni precedenti, la scarsa presenza del rating. Nel 2020 ci risulta che l'86% dei titoli collocati era senza rating. Mentre invece la parte rimanente aveva un rating, in alcuni casi pubblico, in altri casi invece un report privato. Ecco, questa è una cosa interessante perché è il primo anno che entriamo nel merito rispetto all'analisi delle garanzie. Andiamo a vedere anche chi ha rilasciato queste garanzie. È uno dei temi forti, lo riprenderemo fra un attimo nella prima tavola rotonda, scusate, nella seconda tavola rotonda, il tema delle garanzie. Come vedete, nel 2019 il 41% dei mini bond non aveva una garanzia e la percentuale non è scesa tantissimo nel 2020, è scesa al 38%, non di tanto. La distribuzione delle garanzie è invece cambiata in maniera significativa. Nel 2019 il 16% dei mini bond prevedeva una garanzia curata dall'emittente, che voleva dire un pegno, ad esempio sul magazzino o su una proprietà immobiliare, comunque i costi ricadevano sulle spalle dell'impresa stessa, dell'emittente o degli imprenditori che in un qualche modo ponevano delle fiduzioni o delle garanzie. Nel 2020 invece questa percentuale scende al 7%.
aumentano i titoli che sono eleggibili ai fini della garanzia del medio credito centrale. Perché dico eleggibili? Perché, come ho già detto prima, la garanzia, fondo di garanzia dello Stato gestita da medio credito centrale non è sul titolo, ma è richiesta dall'investitore. Quindi può essere che il titolo sia eleggibile, ma non è detto che poi dopo l'investitore chieda questa garanzia. Comunque la percentuale è salita, siamo andati dal 17% al 21%. Come vedete, entra in maniera prepotente nel 2020 la garanzia regionale, perché sono i basket bond organizzati in Campania e in Puglia che prevedevano una garanzia regionale, una parziale garanzia sulle prime perdite offerte dalle finanziarie regionali. Quindi il 26% delle emissioni del 2020 sono relative proprio a questo tipo di garanzia. Non l'ho riportato qua nei grafici, ma l'informazione c'è sul report. Sono aumentati anche i mini bond che prevedono dei covenant. Siamo arrivati al 63%. Quindi anche questo può essere un indicatore di come il mercato nel 2020 si sia orientato verso meccanismi che consentono di avere maggiore sicurezza, no? Maggiore tutela per gli investitori. Ecco, come sempre poi noi fotografiamo il mercato, la situazione degli arranger sul mercato. Quest'anno questo è un grafico molto atteso nell'ambiente, diciamo, dei mini bond. Quest'anno abbiamo in cima Banca Finint, che avendo seguito le operazioni di basket bond di cui abbiamo parlato prima, è in cima alla classifica. E poi abbiamo le grandi banche, Unicredit, Intesa San Paolo, che primeggiano rispetto alla classifica per controvalore. Poi abbiamo invece dei player più piccoli come Frigiolini & Partners, Merchant, CEG Capital, che si sono distinte invece per il numero di emissioni. È interessante vedere gli investitori, quindi chi ha investito nei mini bond nel 2020, la parte del leone l'hanno fatta le banche italiane. Di nuovo, grazie ai basket bond che abbiamo visto prima, ma non solo, anche rispetto a operazioni che hanno fatto le banche attraverso imprese che già erano loro clienti. Quindi in un modo o nell'altro, comunque le banche italiane che già prestano denaro alle piccole e medie imprese si confermano anche come finanziatrici dei mini bond stessi. I fondi di private debt scendono al 20%. Abbiamo percepito una certa concorrenza del direct lending nel 2020, quindi c'è anche un altro motivo: alcuni fondi avevano esaurito il loro ciclo naturale di investimento e adesso stanno facendo la raccolta magari del secondo fondo, alcuni sono arrivati anche al terzo, al quarto, quindi ci sono dei motivi contingenti, ma ci sentiamo di dire che una certa concorrenza ci sia stata anche rispetto alla diffusione del direct lending, quindi il fatto che non si sceglie il mini bond come strumento di finanziamento diretto, ma si utilizza direttamente un meccanismo di prestito, di finanziamento. Interessante vedere la cassa depositi e prestiti, 12%, fondi e banche estere, 15%, una percentuale abbastanza interessante, e entra la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, di nuovo grazie ai basket bond, in particolare all'operazione Viveracqua Hydrobond, che ha sostenuto il 3% degli investimenti fatti sul mercato. Ovviamente questo grafico non riesce a coprire, non abbiamo le informazioni su tutti gli investitori, ma quest'anno siamo arrivati a un buon 82%. Bene, termino con alcune riflessioni. Nel 2020 il mercato dei mini bond ha retto soprattutto nel secondo semestre. Buono il contributo delle emissioni più piccole delle PMI, come abbiamo visto, sono invece mancati collocamenti intorno a 20-25 milioni, quelli che potremmo dire delle medie imprese più che delle piccole. La garanzia pubblica ha contribuito a tenere vivo il mercato e non potremmo neanche sapere esattamente cosa sarebbe successo al mercato dei mini bond senza le garanzie pubbliche, ma secondo noi ha contribuito meno di quello che si potrebbe pensare. Una delle motivazioni potrebbe essere legata al fatto che il rendimento richiesto è comunque non banale. Cosa voglio dire? Un mini bond che prevede una garanzia dello Stato, comunque delle regioni o di soggetti che hanno una funzione anche pubblica, dovrebbe avere uno spread, dovrebbe avere un rendimento che è vicino a quelli dei titoli del debito pubblico.
ma in realtà così non è, perché sappiamo c'è un premio di liquidità, poi c'è tutta un'altra serie di fattori. Quindi il rendimento richiesto è comunque abbastanza significativo, lo abbiamo visto prima, i dati medi ci dicono che tanti mini bond nel 2020 avevano una remunerazione compresa fra il 2 e il 3%, e tante imprese comunque possono accedere al credito bancario a condizioni anche migliori. Quindi non vorremmo mai che questo effetto possa provocare anche un cosiddetto crowding out sulle altre emittenti, e cioè chi ha la garanzia comunque costretto ad andare sul mercato con dei buoni rendimenti rispetto a quelli che garantiscono i titoli liquidi. E dall'altra parte chi non ha i requisiti o vuole andare sul mercato comunque senza una garanzia pubblica, a questo punto si trova costretto ad andare con tassi anche maggiori. Quindi sicuramente questo sarà elemento di discussione nel tavolo che seguirà. Punto successivo, occorre attivare secondo noi un monitoraggio sul flusso dei crediti unlikely to pay per evitare effetti domino sulle piccole e medie imprese. Ad oggi non abbiamo notizie di insolvenze o di mini bond che sono in difficoltà, ma probabilmente è ancora troppo presto. Dobbiamo aspettare che vengano pubblicati i bilanci del 2020 per vedere cosa accade sui covenant, cosa accade sulle condizioni che sono state definite per i prestiti. Quindi, secondo noi, meglio prevenire eventuali problemi che potrebbero sorgere in futuro, per cui speriamo che chi di dovere possa anche dedicare attenzione a questo e magari attivare un monitoraggio. La domanda che ci poniamo è se i peer alternativi e gli ELTIF, che pure stanno arrivando sul mercato, ce ne sono 15 in questo momento di ELTIF autorizzati in Italia, potranno riuscire a canalizzare maggiori risorse e soprattutto a rivitalizzare il mercato secondario, quindi a dare una spinta al mercato secondario che tuttora è molto labile sui mini bond. E poi crediamo che il tema della sostenibilità, di cui parleremo nella terza tavola rotonda, sia veramente un'occasione da non perdere. Ci sono diverse iniziative europee, c'è una grande attenzione da parte degli investitori, quindi i mini bond potrebbero veramente inserirsi nell'onda di questa hype, di questa attenzione che si registra su tutto quello che è legato a green bond e social bond. Concludo ringraziando tutti i partner che ogni anno ci consentono di svolgere questa ricerca, quindi dedicare tempo, risorse, persone a questa ricerca, e in particolare vorrei ringraziare anche due studenti che hanno fatto parte attiva del gruppo di ricerca, Marco Tardivo e Francesco Vimercati. Bene, a questo punto, terminata la presentazione, abbiamo come da programma ben tre tavole rotonde. Abbiamo voluto focalizzare su tre temi che, come avete sentito, sono emersi come dominanti per il 2020 nel mercato dei mini bond. Il primo sarà dedicato al tema delle garanzie, di cui abbiamo appena parlato. Il secondo sarà dedicato all'esperienza dei basket bond. E al terzo, invece, parleremo del tema della sostenibilità, che ormai è sempre più un mantra nel mondo della finanza. Mi sono fatto aiutare da tre giornalisti, quindi vado subito a presentarvi il primo giornalista e lo ringrazio per aver partecipato alla conduzione di questa prima tavola rotonda dedicata al tema di mini bond e garanzie pubbliche, virtù o necessità, e poi sentiremo il perché. Quindi vi presento subito Maximilian Cellino del Sole 24 Ore, eccolo qua comparso. Ciao, buongiorno Maximilian, grazie veramente, hai sempre molta attenzione per tutte le iniziative che facciamo nei nostri osservatori e quindi grazie per essere qua presente con noi. Ti cedo immediatamente la parola e buon lavoro. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, raccolgo il testimone e parliamo subito di garanzie, insomma un tema importante che il professor Giudici ci ha appena illustrato nella sua relazione. Ne parliamo, ve li presento rapidamente, poi li incontreremo con Giampaolo Pavia di Mediocredito Centrale, Cosimo Matarazzo di SACE, Franca Belli di Medicredito Trentino Alto Adige e Leonardo Figiolini di Figiolini and Partner Merchant. Il tema è importantissimo, insomma, con le garanzie ci hanno permesso di andare avanti in questo anno così difficile. Però dal quadro anche che ci ha fatto Giudici in precedenza, vediamo una situazione abbastanza particolare e diversa per tipo di garanzia che si sono utilizzate e per chi le ha utilizzate e per chi le ha prestate. Quindi proprio per fare un pochino più chiarezza su questo punto, su come sono andate le cose quest'anno, io darei direttamente la parola agli interessati, a chi ha prestato la garanzia e qui in questo caso abbiamo
Medio Credito Centrale e SACE, che ci parleranno un po' della loro esperienza in maniera di quest'anno, come è andato quest'anno, è andato bene, è andato male, in maniera anche abbastanza rapida. Poi torneremo con un successivo giro di impressione anche con gli altri partecipanti alla tavola rotonda. Quindi la parola è subito a Giampaolo Pavia di Medicredito Centrale. Sì, buongiorno a tutti quanti, grazie come sempre per l'invito. L'ultimo anno è stato sicuramente significativo per tanti motivi, ovviamente per quanto riguarda l'operatività del fondo in generale, per quanto riguarda la situazione economica in cui abbiamo vissuto tutti quanti e in particolar modo poi per quanto riguarda l'operatività del fondo di garanzia sulle operazioni di mini bond e anche su altri titoli obbligazionari, diciamo, che non rientrano nella definizione di mini bond derivante dalla normativa del fondo di garanzia. Possiamo dire che in un solo anno è stato fatto quasi il doppio di quanto fatto dal fondo di garanzia su queste operazioni nei precedenti anni. Dando uno sguardo appunto generale all'insieme delle operazioni in qualche modo rientranti in questa tipologia di operazioni, vediamo che in termini di numero di operazioni abbiamo registrato appunto un totale, diciamo, dall'inizio dell'operatività, quindi dal 2014, di 143 operazioni garantite. Di queste 143 operazioni garantite, ben 95 sono state garantite nel corso del 2020, quindi abbiamo un 48 operazioni prima del 2020 e 95 nel corso del 2020. Ovviamente questi numeri in termini di operazioni si riflettono anche nei numeri in termini sia di importo finanziato che di importo garantito. Per quanto riguarda l'importo finanziato, nel corso del 2020 le operazioni, l'importo sottoscritto dai soggetti finanziatore è stato di 97 milioni e mezzo, mentre appunto nel periodo ante 2020 ci eravamo fermati all'incirca sui 79 milioni. Per quanto riguarda il garantito, invece, diciamo, l'aumento è ancora più significativo, passiamo dai 37 milioni e 2 ante 2020 ai 77 milioni e 8 del 2020. Questo appunto quindi ci fa capire come la normativa emergenziale emanata nel corso del 2020 abbia permesso questo aumento dell'operatività. Sicuramente i punti della normativa che hanno più influenzato questo aumento sono l'aumento della percentuale di copertura, come appunto tutti sanno, grazie alla normativa emergenziale tutte le operazioni ammissibili alla garanzia del fondo ai sensi del temporary framework possono avere una garanzia fino al 90%, inclusi ovviamente i mini bond. Altra novità regolamentare che sicuramente ha influito su questo aumento è l'ammissibilità delle imprese mid-cap e oltre a questo anche l'innalzamento dell'importo massimo garantito, che è passato da 2 milioni e mezzo ante emergenza a 5 milioni. Oltre a questo chiaramente abbiamo cercato in qualche modo di semplificare alcuni passaggi, alcuni appunto processi che riguardano la concessione della garanzia del fondo, andando a eliminare quella che è la valutazione del merito di credito attraverso il nostro modello di rating. Tutte queste novità normative messe insieme, previste appunto dalla normativa emergenziale, hanno consentito al fondo di garanzia di garantire molti più mini bond, molte più cambiali finanziarie rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. Ovviamente, poi appunto, eventualmente ne riparleremo in un secondo momento, la prospettiva è quella di mantenere alcune di queste modifiche normative insieme ad altre semplificazioni su cui già stavamo lavorando. Ci siamo confrontati nel corso degli ultimi mesi con il Ministero dello Sviluppo Economico e anche con Borsa Italiana per cercare di trovare delle semplificazioni ulteriori rispetto appunto a questa normativa emergenziale che potessero in qualche modo diventare permanenti e strutturali. Abbiamo appunto lavorato a delle modifiche normative, ci sono almeno un paio di
decreti in corso di attuazione, un decreto attuativo del DL Crescita del 2019 che aveva in qualche modo aperto la possibilità di garantire non, diciamo, la sottoscrizione da parte del soggetto finanziatore, ma l'intera emissione, quindi su domanda dell'impresa. Altre semplificazioni appunto sono state studiate nel corso proprio appunto a fine 2020 in collaborazione con Borsa Italiana per facilitare la circolazione di mini bond. Anche in questo caso stiamo attendendo un passaggio di approvazione normativa con un decreto attuativo che è appunto presso il MISE e in attesa appunto di essere emanato. Detto questo appunto non aggiungerei altro, lascerei la parola agli altri relatori. Ringrazio Giampaolo Pavia che ci ha offerto l'esperienza in questo ultimo anno di Mediocredito Centrale, un'esperienza sostanzialmente positiva, ma è andato tutto bene e qui arrivo a parlarne con Cosimo Matarazzo di SACE, a cui do volentieri la parola. Sì, grazie a tutti, buongiorno a tutti e grazie ancora per questa opportunità. Allora, ricollegandomi anche un po' all'intervento di Giampaolo del Fondo Centrale, sicuramente l'anno appena trascorso e i primi mesi di questo 2021 è stato un anno abbastanza intenso, no, per le operatività di garanzie pubbliche, in conseguenza poi dei provvedimenti adottati dal governo per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19. Così come il Fondo Centrale di Garanzia, l'operatività di SACE nel programma Garanzia Italia, un'operatività che nel corso del 2020 è stata estesa anche a finanziamenti concessi in forma di emissioni obbligazionarie, in particolare con un'enfasi soprattutto sulle medie o grandi aziende. Questo anche in considerazione dell'esperienza del nostro gruppo su questo segmento di operatività, diciamo, l'esperienza SACE sul mondo dei mini bond è un'esperienza che parte nel 2015, quando abbiamo promosso insieme alla Banca Europea per gli investimenti un fondo di debito, quindi un fondo che nel corso degli ultimi 5 anni ha sottoscritto direttamente bond emessi da aziende che presentavano quelle caratteristiche tipiche delle imprese che ricercano i servizi SACE, quindi aziende caratterizzate da un notevole profilo internazionale e da una certa vocazione all'export. Poi nel corso degli anni si sono affermati anche altre iniziative, sempre in forma di garanzia, con ad esempio la Cassa Depositi e Prestiti e il Mediocredito Centrale. Abbiamo promosso qualche anno fa un'iniziativa di Export Basket Bond, che è un'iniziativa che presuppone il rilascio da parte di SACE di una garanzia su bond emessi sempre da piccole e medie aziende mid cap, e proprio in conseguenza e in considerazione, no, anche di questa brand awareness che il mercato ha acquisito nel corso degli anni, della possibilità di beneficiare di garanzie SACE anche su questa specifica forma tecnica, tradizionalmente diciamo il mercato riconosce un nostro ruolo di garante soprattutto sui finanziamenti bancari classici. Invece nel corso degli anni si è sviluppata una consapevolezza, devo dire abbastanza ampia e diffusa, della possibilità di richiedere una garanzia SACE anche su questo sottostante. E quindi diciamo l'aver esteso nel corso del 2020, e ci auguriamo di poter continuare questa operatività anche nel corso del 2021, il programma di garanzie pubbliche anche sul segmento dei bond, in particolare dei mini bond, rientra un po' nell'obiettivo appunto di questi ultimi anni, cioè di favorire l'afflusso anche di risorse da parte di investitori istituzionali su questa asset class, beneficiando appunto in una prima istanza di una garanzia che in un certo senso copra questi investitori istituzionali di medio e lungo termine anche da eventuali rischi di insolvenza relativi alle imprese che emettono bond. Quindi sicuramente l'esperienza è un'esperienza nel corso del 2020 positiva sul segmento dei finanziamenti. Sulla parte dei mini bond sicuramente dovremmo cercare di lavorare in continuità rispetto soprattutto all'interesse via via crescente di
del fine 2020, però le prospettive per l'anno in corso sono assolutamente positive da parte nostra. Benissimo, io ringrazio anche Cosimo Matarazzo per questa sua esperienza che ci ha portato. Finora abbiamo parlato di garanzie, prestatori di garanzie che sono sostanzialmente nazionali, ma non esaurisce tutto, sono garanzie europee. E di questo vorrei chiamare in causa Franca Belli del Mediocredito Trentino Alto Adige per sentire la sua esperienza. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, volevo parlarvi di questa esperienza che noi abbiamo fatto con la garanzia europea, in particolare con la garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti, che abbiamo una partnership appunto col Fondo Europeo ormai da diversi anni e abbiamo provato a strutturare alcuni mini bond proprio con questa garanzia del Fondo Europeo. Quali sono, diciamo, gli elementi di diversità rispetto alle garanzie del medio credito centrale, per esempio? Allora, innanzitutto che è un fondo europeo e quindi non è considerato un aiuto di Stato. E questo ha ovviamente le sue caratteristiche positive. Poi che va a sostenere quello che sono le aziende innovative o che innovano e quindi che hanno dei programmi di investimento, di sviluppo incentrati sull'innovazione. E naturalmente quando viene attribuita questa garanzia è anche un marchio di qualità per l'azienda, perché dobbiamo seguire appunto dei criteri stabiliti dal Fondo Europeo per definire cosa vuol dire innovazione, e quindi insomma il riconoscimento è sempre positivo anche per l'azienda in termini di visibilità. Questo, diciamo, ci ha permesso di strutturare alcuni mini bond con una garanzia che ci ha permesso quindi una maggiore elasticità in termini di condizioni, ma anche di durata. Insomma, abbiamo strutturato anche dei mini bond con delle durate un po' maggiori grazie a questo tipo di garanzia. Grazie anche a Franca Belli del Mediocredito Trentino Alto Adige e soprattutto anche per la rapidità. Finora abbiamo sentito il parere di chi ha lavorato sulle garanzie e io adesso mi rivolgo a Leonardo Figiolini perché lui ha una visione un po' diversa, la visione di chi sta sul mercato e chi organizza un mercato, e a lui chiederei cosa ha visto insomma in quest'ultimo anno attorno al tema mini bond e attorno anche legato a questo tema delle garanzie. C'è stato una sorta di doppio binario per caso tra chi si è presentato, ha emesso un mini bond e lo ha quotato con garanzie di Stato o no, e chi no, per esempio? Bene, grazie Max di questa domanda. Non posso partire col mio intervento prima di aver fatto i complimenti a Giancarlo Giudici per l'eccellente lavoro che ogni anno propone alla comunità finanziaria. Mentre ascoltavo i qualificati interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, stavo immaginando sotto metafora che ognuno di loro fosse un attore importante ed affermato, impegnato a interpretare nel film ovviamente la parte assegnata. E quindi noi troviamo dei colleghi che si occupano di garanzie, dei colleghi che si occupano di investimento, dei garanti pubblici, dei garanti privati, dei garanti sovranazionali. Ognuno sa fare molto bene il proprio lavoro e quindi è un attore impegnato nel film. Io però, per rispondere alla domanda di Max, vorrei proporre, come dire, all'ascoltatore la visione del regista, che non è, più facile o più difficile, traguarda semplicemente un punto di osservazione differente, perché ovviamente ha una visione, diciamo, dall'inizio alla fine del film. Noi stiamo parlando di mini bond, stiamo parlando di PMI e stiamo parlando dell'intento del legislatore, che è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie italiane, ma non solo, vorrei dire europee come minimo, verso l'economia reale. Quindi noi dobbiamo, come dire, non perdere di vista qual è il bacino di utenza della domanda potenziale, qual è il bacino di utenza dell'offerta potenziale, perché se creiamo un mercato, questo mercato deve essere il punto naturale di incontro della domanda e dell'offerta, al di là del fatto che poi
ogni singolo individuo, sia esso emittente o sia esso sottoscrittore, tenderà, come dire, a fare operazioni nell'ambito della propria utilità. Come fenomeno aggregato, quindi, il compito che un indipendente come noi ha è quello di portare, e sto estremizzando ovviamente, tutte le aziende italiane, aggiungo meritevoli, verso gli investitori più ampi possibili, sia geograficamente, sia come numero, sia come eterogeneità. Oggi, quando il mercato parte, ancora oggi, ci sono degli incontri domanda-offerta che somigliano al private placement, cioè un emittente si rivolge a un investitore e gli dice comprami questa operazione. L'investitore, come dire, fa una due diligence approfondita, prende delle decisioni, appone delle garanzie e fa l'operazione. Ma questa non è un'operazione di mercato aperto. Quindi, per arrivare al mercato aperto bisogna creare delle asset class. Beh, posso dirvi che gli investitori che sappiano di avere una mitigazione del rischio sono certamente più orientati a fare l'investimento in un'operazione di un'azienda che non hanno mai visto o che non ha la notorietà che può avere un'azienda grande quotata. Quindi le garanzie sono importantissime. E sono importanti perché? Perché una garanzia dello Stato in questo frangente, purtroppo a causa della pandemia, ma meno male che è stata messa in campo una garanzia così robusta, ma in tempi normali lo Stato attraverso i sistemi concordati in ambito europeo e l'Europa attraverso sistemi sovranazionali appoggia come se fosse, come dire, un tutor, un patronage verso un'azienda timida che si sta avvicinando al mercato per far sì che l'investitore non sia esposto, come dire, ad un'operazione del tutto nuova di cui potrebbe non conoscere l'andamento e che potrebbe statisticamente per 100 cose buone averne 10 non buone. Quindi la garanzia è fondamentale. Bisogna spingere su questo, far sì che le operazioni dei mini bond e delle PMI arrivino copiosamente sui mercati dove si incontra domanda offerta e bisogna raccontare agli investitori che attraverso la possibilità di ottenere una garanzia essi saranno mitigati nel rischio di sottoscrizione. In questo modo aumenteranno i volumi, avrà un senso parlare di incontro domanda offerta e avrà un senso parlare di canalizzazione delle risorse delle famiglie, del risparmio delle famiglie verso l'economia reale. Poi, se ci sarà tempo, potremo affrontare il tema, come dire, di che cosa succederà in futuro, se questo potrà essere motivo di interesse. Grazie. Grazie a Leonardo Frigiolini, che mi ha messo sul tavolo i temi su cui volevo anche stimolarvi, perché è ovvio che qui abbiamo un problema, una questione, cioè queste sono misure, per molte di queste sono misure emergenziali che hanno funzionato o non funzionato, quindi possono essere, da un punto di vista, possono essere migliorate, e io chiederei a voi su che cosa si possono migliorare, sia a livello nazionale sia a livello europeo. Poi c'è il problema del fatto che, appunto, essendo misure emergenziali, cosa succederà poi alla fine, quando dovremo convivere, dobbiamo vivere senza queste misure oppure estendere, non lo so, e questo vorrei lasciare alla fine. Nel mezzo c'è il grande tema, che è il grande tema di come trasformare i mini bond in un asset class appetibile per l'investitore istituzionale italiano e anche estero. Questi sono tre temi importanti che adesso vorrei riaffrontare con voi. Sono domande, terrei Leonardo Frigiolini alla fine, Francabelli un po' sul panorama europeo e anche Pavia Matarazzo, chiederei a voi due cosa volete, su quali di questi temi volete intervenire, perché entrambi avete segnalato un po' il problema, mi sembra Matarazzo di ricordare, di come trasformare in asset class questo strumento, e anche con Pavia qualche questione è stata sollevata anche su come far funzionare meglio questi strumenti. Per mantenere magari l'impostazione precedente, darei subito la domanda a Pavia e poi dopo a Matarazzo, lasciando poi Francabelli sull'Europa. Sì, allora, sicuramente l'operatività del 2020 ha dimostrato che con uno sforzo in più da parte del legislatore lo stimolo della garanzia può essere importante.
Quindi bisogna chiedersi, ovviamente, sì? No, appunto, dicevo, bisogna chiedersi quali misure emergenziali, così come sono state definite, potrebbero essere in qualche modo riproposte alla fine dell'emergenza. È chiaro che il quadro normativo europeo e nazionale andrà avanti fino a fine di quest'anno, e poi bisognerà suggerire al legislatore cosa fare per mantenere questa operatività che è stata registrata nel 2020 e che sicuramente, come abbiamo detto in precedenza, ha registrato numeri di gran lunga superiori agli anni precedenti messi insieme. Va avviato sicuramente un discorso con la pubblica amministrazione, quantomeno appunto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per far sì appunto che alcune di queste misure, più che emergenziali, appunto, diventino permanenti, quindi restino in vigore anche alla fine dell'emergenza, proprio per continuare a sostenere questa operatività così come è successo nel 2020. Grazie anche a Giancarlo Pavia per questo secondo intervento, e girerei subito la parola a Cosimo Matarazzo di SACE, che ci spiega la loro esperienza, secondo la loro esperienza, che cosa si può migliorare in tutto questo sistema. No, grazie mille. Io devo dire che mi trovo particolarmente d'accordo sia con la considerazione di Giampaolo, ma anche con l'intervento di Leonardo, con cui poi nel corso dello scorso anno abbiamo avuto modo di confrontarci spesso e su queste tematiche, devo dire, abbiamo trovato molto, molto spesso un allineamento di intenti. Io credo che sicuramente ci siano, no, i presupposti, ma anche ci sia l'opportunità per rendere strutturale una modalità di intervento che è stata definita in un contesto che è un contesto emergenziale. Il nostro paese, credo che anche nel recente passato, no, abbia avuto diversi esempi di situazioni gestite in un contesto emergenziale che potrebbero, no, rappresentare sicuramente delle best practice anche per il futuro. Credo che, nonostante tutto, nonostante il contesto particolarmente difficile, si stiano creando anche i presupposti per la definizione di questo mercato, per la definizione di questa asset class, anche in maniera più riconosciuta a livello italiano ed europeo. Vorrei considerare due dati principali. Il primo è che anche poi per gli effetti delle manovre di impulso all'economia che il nostro governo ha dovuto mettere in piedi nel corso dell'ultimo anno, sicuramente noi abbiamo raggiunto un livello di rapporto debito-PIL che è al 160% e lo sarà in maniera strutturale almeno per il prossimo anno, queste sono le previsioni. Al tempo stesso ci sono delle stime di risparmi e quindi di liquidità che giace prevalentemente anche su depositi di imprese e famiglie di circa 1.700 miliardi. La sfida è questa, no? Cercare di creare una modalità affinché queste enormi risorse, in un contesto di risorse limitate per il governo, per lo Stato, possano fluire all'economia reale, finanziare investimenti, progetti, con tutto ciò che ne può derivare. E in generale credo che i trend di mercato lasciano intendere che ci sia anche un interesse per questa asset class. Leggevo nelle scorse settimane che per la prima volta negli Stati Uniti i rendimenti sui titoli high yield, che sono sostanzialmente la tipologia di titoli che più ricorre a queste forme di finanze alternative, sono scesi per la prima volta negli Stati Uniti sotto il 4%. Stessa dinamica si sta attivando anche in Europa, dove tradizionalmente i rendimenti sono un po' più bassi, però mediamente siamo tra il 2 e il 3%. Quindi questo vuol dire che c'è da parte degli investitori una ricerca di questa tipologia di investimento, in un contesto, come sappiamo, dove sostanzialmente i titoli governativi rendono pochissimo, e anche sul segmento investment grade i rendimenti sono molto compressi, anche perché c'è continua la politica espansiva da parte della BCE che acquista titoli emessi da controparti investment grade.
Quindi c'è una domanda per questa tipologia di investimenti, c'è anche una massa, no, di risparmi e di capitali che possono essere veicolati. Probabilmente il punto di incontro tra queste due istanze, tra queste due dinamiche, potrebbe essere sicuramente intervenire in maniera strutturale su questi programmi di garanzia per consentire in effetti a questi investitori di veicolare questa liquidità anche sul segmento mini bond, però farlo in maniera accorta, soprattutto in questa fase. Cioè, non dimentichiamo che comunque è una fase dove purtroppo anche i tassi di insolvenza delle aziende stanno aumentando e aumenteranno sempre di più, quindi consentire a questi investitori di investire in un titolo che sostanzialmente può essere inteso come un surrogato di un titolo di Stato, essendoci una garanzia pubblica anche preponderante, può essere un modo, un po' come l'esperienza di SACE nel corso del 2015-2016, per far sì che anche investitori di medio-lungo termine con delle strategie di investimento particolarmente conservative possano decidere di investire in questa asset class in questo momento, beneficiando magari di una garanzia, e perché no poi negli anni futuri aver maturato l'esperienza e la consapevolezza per questo sottostante per farlo anche senza il ricorso ad una garanzia. Quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che questo periodo è particolarmente strategico. Cioè sento spesso ancora, sempre spesso fa riferimento sui media anche alla necessità per l'Italia magari di dotarsi di un fondo sovrano in maniera molto simile a quello che fa già la Norvegia o fanno paesi arabi. Sono tutte iniziative dove in un certo qual modo lo Stato si fa promotore di iniziative per stimolare degli effetti leva o degli effetti comunque di mitigazione di un profilo di rischio e favorire l'impiego di queste risorse che sono risorse che attualmente ci sono e si stanno anche incrementando in quest'ultima fase. Grazie, grazie di SACE. Un aggettivo nel suo discorso è molto importante, strutturale. Noi siamo di fronte però anche a misure emergenziali, e questo è un po' il tema clou anche di questa discussione, che però lascerei in fondo a Leonardo Figiolini. Prima di arrivare a lui vorrei parlare di nuovo con Francabelli per capire qual è la situazione in Europa, anche qui se ci sono sulle garanzie del FEI, se ci sono delle problematicità e come possono essere superate, come si sta agendo. Sì, grazie per la tua domanda, così mi dà modo un po' anche di ampliare il discorso che facevo prima. Prima mi riferivo appunto a una garanzia europea che è diversi anni che c'è e che era diretta, diciamo, tutte le piccole e medie imprese della Small Mid-Cap, e noi abbiamo provato a utilizzarla anche nella strutturazione di bond, ma poteva anche coprire finanziamenti classici, ma l'esperienza, diciamo, che abbiamo avuto con il mini bond è stata particolarmente positiva. Adesso nel periodo emergenziale sappiamo che l'Europa si sta attivando molto, anche in maniera cospicua, e mi riferisco soprattutto alla nuova garanzia che è attivato insieme a BEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti, è una garanzia paneuropea, quindi parliamo di contribuzioni invece qui degli singoli Stati membri. Questa garanzia non ha, i criteri di eleggibilità sull'innovazione che comunque definivano un mercato particolare come assegnazione, quindi era diretta, ripetiamo, solo alle aziende che innovano o che hanno programmi di investimento innovativi importanti, ma è diretta sia agli investimenti che alla liquidità, quindi è proprio di tipo emergenziale per la questione Covid. Queste garanzie dell'Europa sono molto importanti anche perché vengono gestite direttamente dalle banche europee, in questo caso appunto la nostra banca italiana, ma ce ne sono altre banche italiane che hanno questo tipo di accordo,
viene gestita in piena autonomia, quindi non ci sono tutti i processi, diciamo, più burocratici che a volte vengono richieste dal Fondo Centrale, per esempio, ma viene, come così dire, affidata alla banca con un certo plafone, e in questo plafone, attraverso un accordo quadro, devono essere definite, diciamo, delle allocazioni conformi. E questo nuovo fondo paneuropeo che sta finalizzandosi in questi ultimi mesi, diciamo che la nostra banca a livello italiano è stata la prima a siglare questo nuovissimo accordo, secondo me darà proprio spazio anche a una potenzialità, appunto, di garanzia collegata ai mini bond. Questo noi ci aspettiamo, solamente che, come diceva Max prima, ha delle limitazioni questa garanzia europea. La limitazione più stretta è dovuta al fatto che praticamente la sottoscrizione del mini bond deve essere fatta totalmente dalla banca, che ha fatto l'advisor, l'arranger. E quindi in questo caso noi, in ogni caso, strutturiamo dei mini bond per le nostre aziende, ma se inseriamo la garanzia del FEI, dobbiamo totalmente sottoscriverlo. Questo è un po' un vincolo. E su questo tema forse c'è spazio per ragionare. Un altro ragionamento è sulla quotazione. Anche in quotazione si presenterebbe la stessa identica limitazione. E anche qua, diciamo, ci sono delle interlocuzioni in atto anche con lo studio Ori, che ci sta dando una mano, per verificare se, come è successo col caso della Domori e la garanzia del fondo del DMCC, si possa anche pensare a una garanzia europea che possa essere, diciamo, anche appetibile per poi operare una quotazione del mini bond. Ecco, su questo tema, diciamo, ci sono delle interlocuzioni in corso, perché secondo me è importante anche prendere delle posizioni che vadano a favorire una negoziazione dei titoli. Grazie Francabelli del Mediocredito Trentino Alto Adige, che appunto ha spostato anche l'asse verso l'Europa, insomma, ormai l'Europa è sempre più unita e deve essere anche nei mini bond, molto molto importante questo qui. La chiusura, questo è un compito abbastanza importante, per Leonardo Frigiolini, di Frigiolini and Partner Merchant Fundera. La chiusura è un po' capire, torno sul discorso di prima, forse il discorso di come creare un asset class è stato un po' affrontato, non abbiamo molto affrontato il discorso di cosa si fa dopo, cioè queste sono, ripeto, sono misure emergenziali, stanno funzionando adesso. Cosa si fa? Le si rinnova? Si può pensare di andare avanti sempre con questo tipo di garanzie? Oppure come si può fare a strutturare le garanzie esistenti in maniera che funzionino, come abbiamo visto che funzionano in questo ultimo anno? A te la parola, Leonardo Frigiolini. Grazie, grazie Max. Beh, diciamo, ho la fortuna, chiudendo l'intervento, di profittare degli spunti che i colleghi hanno molto validamente esposto fino adesso per fare alcune considerazioni di carattere macro. Prima considerazione: l'emergenza ci ha costretto a imparare rapidamente a usare strumenti, tra virgolette, emergenziali. Cerchiamo di non ricoverarli alla fine dimenticandoci di averli avuti. Così come oggi noi siamo qui collegati e tutti abbiamo una piattaforma, un wifi, una banda più o meno larga, e abbiamo imparato a fare 10 videoconference al giorno, se noi portiamo l'orologio indietro di 3-4 anni, se non si andava fisicamente l'uno a trovare l'altro, diventava complicato fare delle videoconference. Quindi abbiamo imparato dalle difficoltà, cerchiamo però di non dimenticarci degli strumenti emergenziali, perché possono diventare, come Giampaolo diceva molto bene, e anche Cosimo e ovviamente Franca, possono diventare strumenti ordinari. Come si fa a farli diventare strumenti ordinari? Bisogna fare dei tavoli di lavoro anche di armonizzazione. Quando il legislatore apre in maniera illuminata, a volte anche per sbaglio, perché non si riesce a capire come mai una normativa sia scritta bene e una normativa gemella sia scritta male, quando apre non si può dimenticare che poi bisogna coltivare con amore i dettagli, perché altrimenti diventa ancora peggio che se quella normativa non fosse nata. Faccio un esempio su tutti.
Se una grande banca sottoscrive un mini bond con la garanzia di MCC, Giampaolo Pavia appone con la sua struttura la garanzia, questa banca vende lo strumento finanziario, se non lo vende ad una banca anch'essa convenzionata col fondo centrale, tale da legittimarne, come dire, l'eligibilità, quell'operazione nel momento in cui è venduta perde la garanzia. Se l'operazione è fatta con SACE, il sottoscrittore iniziale era garantito e vende questa operazione ad un altro soggetto, che sia una banca o che sia Maximilian Cellino o Giancarlo Giudici o Leonardo Frigiolini, la garanzia si conserva. Domanda: qual è la norma che ha dimenticato un pezzo da qualche parte o che ha aggiunto per sbaglio un pezzo? Poi drammaticamente scopriamo, questo Cosimo è tema di questi giorni, che se l'ufficio legislativo poi si dimentica di dettagliare la parola mini bond nel momento in cui queste cose vengono rinnovate per il periodo emergenziale fino al 30 giugno o fino al 31 dicembre, scopriamo che bisogna fermare la macchina. Voglio dire, questo è un problema di armonizzazione, sul quale io invito ovviamente gli operatori, gli stakeholder, a fare quella sana lobby che serve a portare al legislatore la visione, come dire, d'insieme, da regista, come dicevo prima. Chiudo 20 secondi parlando dell'Europa. Beh, il nostro paese oggi non è più Santa Margherita, Portofino o Andorra o Arma di Taggia. Il nostro paese è l'Europa. Se le aziende europee non competono, restano schiacciate fra i due blocchi che ben conosciamo, e quindi sarà un tema di assoluta attualità portare le nostre aziende, nostre europee, sui mercati a competere. Le aziende nostre sono tipicamente piccole, hanno bisogno di tutto, il controllo di gestione non sanno cosa sia. La crisi di impresa le obbligherà a inserire delle figure che andranno a mettere il naso nei conti dell'imprenditore, mi riferisco ai revisori o al collegio sindacale. Beh, dobbiamo cambiare regime. Se cambiamo regime, però, ci deve essere una strada in cui l'autista dell'autobus, che la strada la conosce, fa salire ordinatamente le imprese e le accompagna sui mercati. E questo autista dell'autobus non può che essere il sistema della filiera multidisciplinare fatto dagli operatori di mercato, dai sistemi bancari, dai sistemi indipendenti, dalle piattaforme fintech e dall'aiuto che lo Stato deve necessariamente dare in termini di tutoraggio e di accompagnamento alle imprese. Solo in questo modo possiamo alimentare un'offerta che vada a incrociarsi poi faticosamente con la domanda. E dico a Maximilian Cellino: ma Max, se tu oggi hai 20.000 euro di risparmi personali e hai un anno di tempo perché fra un anno compri la casa, cosa ti compri? Compri dei bot a 12 mesi o un BTP con vita residua a 12 mesi a tasso zero, ma garanzia dello Stato italiano 100. Ci paghi il 12,50 di ritenuta, ammesso che l'interesse sia maggiore di zero. Beh, se noi insieme costruiamo l'emissione della Alfa SPA, un'azienda di eccellenza della meccatronica del distretto che volete voi, dell'automotive, del food, eccetera, questo strumento viene coperto da garanzia oggi al 90% da parte dello stesso Stato italiano, del quale tu ti fidi portando a casa il mini bond. Questa operazione la infiliamo in un deposito titoli denominato peer compliant e non paghi tassazione, quindi il lordo ti diventa netto. Questa operazione la facciamo non al 5, al 6, al 7%, che è una vessazione per le imprese, nonostante l'appetibilità per l'investitore, ma la facciamo al 2%, che rispetto allo 0% è un'enormità. E andiamo a catturare quei 1.700 miliardi che qualcuno ricordava prima, giacenti, liquidi, a profitto negativo, perché le banche applicano le commissioni per detenere questa liquidità superflua e inutile. Allora dico, ma questo film, questa visione che io ho chiamato da regista, perché non la mettiamo su tavoli di lavoro e ci scambiamo delle informazioni? A questo tavolo, esclusi i presenti, c'è il fiore dell'eccellenza italiana. E quindi se queste persone si scambiano informazioni e lavorano sui dettagli, noi possiamo portare la nostra
industria, la nostra, il nostro commercio, i nostri servizi sui mercati internazionali. Dico un'ultima cosa, da ottobre di quest'anno i portali di crowdfunding avranno passaporto europeo. Cosa vogliamo fare? Che un portale italiano raccoglie denaro per un'azienda francese perché ci siamo dimenticati che un'azienda italiana potrebbe invece portare le proprie obbligazioni a Francoforte o a Parigi? Ecco, interroghiamoci su questo. Come al solito ho sforato, sono debitore verso Franca che l'aveva preconizzato e ringrazio ovviamente tutti e complimenti ancora per lo splendido lavoro dell'Osservatorio. Grazie Leonardo Frigiolini che ha messo insieme dei punti molto interessanti, la discussione sarebbe lunghissima e la rimandiamo intanto ai panel successivi, alle tavole rotonde successive, ma andrebbe molto fuori da questo contesto la discussione. L'opportunità è molto interessante e io non so cosa scegliere, cioè lo so benissimo cosa sceglierei tra quello che mi ha proposto Leonardo Frigiolini. Sarebbe una soluzione win-win, quella per le aziende finanziarsi a un tasso più basso di quello che regolarmente fanno adesso dall'altra parte comunque anche appunto questi tassi di scendere, ma non è molto semplice, vediamo un pochino, tutto passa anche da come, da che futuro vogliamo dare a queste norme che abbiamo dato adesso. Io ringrazio oltre a Leonardo Frigiolini anche Franca Belli di Mediocredito Trentino Alto Adige, Cosimo Matarazzo di SACE e Giampaolo Pavia di Mediocredito Centrale che ci hanno accompagnati in questa tavola rotonda e rendo la linea al professor Giancarlo Giudici. Grazie Maximilian, riprendiamo qui la linea dal Politecnico. Abbiamo adesso la seconda tavola rotonda, abbiamo sentito un argomento estremamente interessante sul tema delle garanzie, ma un altro fenomeno che ha interessato il mercato dei mini bond nel 2020 è stato anche il fenomeno dei basket bond. Quindi abbiamo la seconda tavola rotonda, mini bond e basket bond, primi bilanci, e vi presento subito il giornalista Carlo Cerutti di Class CNBC, grazie Carlo, a cui ho chiesto di aiutarmi a coordinare questa sessione. Carlo, grazie ancora, sei sempre molto disponibile e ti cedo volentieri la linea per gestire questa seconda tavola rotonda. Grazie a lei professor Giudici, è sempre un piacere e anzi un onore presenziare agli eventi del Politecnico. Vi presento i compagni della chiacchierata dei prossimi 30 minuti per fare un po', come stava dicendo, i bilanci di questo anno, di questo 2020 legato ai basket bond. Avremo Patrizio Messina, avvocato che fa parte del team Banking and Finance di ORIC, e poi ancora con noi Vincenzo Paolo Carbonara, lo vedete, Head of Alternative Finance a Cassa Depositi e Prestiti, ancora Massimo Fabiano, Senior Director di Banca Finint, e Francesca Vartoli, Vice President di Epic Sim. E poi avremo anche modo di ascoltare un dato molto interessante, perché la Regione Campania si è distinta in positivo per i basket bond, anche la testimonianza del professor Mario Bustilli, che è Presidente di Sviluppo Campania. Partiamo però con inquadramento, diciamo, del fenomeno, e qui inizio da Patrizio Messina, al quale chiedo di fatto qual è stato sino ad oggi l'utilizzo dello strumento di basket bond, ma soprattutto quali possono essere le prospettive future. Messina. Grazie della domanda. Effettivamente parlare di mini bond è importante, lo strumento mini bond è uno strumento importante, ma il basket bond probabilmente è lo strumento in questo momento più attuale, anche in un qualche modo più coerente con quella che è la dimensione europea della Capital Market Union. E ringrazio ovviamente il Politecnico di Milano per lo studio, per il report, per l'impegno nel mondo dei mini bond. Basket bond, lei mi chiedeva del basket bond. Il basket bond è uno strumento importante perché riesce a fare volume, riesce a creare volume rispetto all'emissione di mini bond. Come voi sapete, il basket bond è la struttura, l'operazione attraverso cui un veicolo di cartolarizzazione sottoscrive
più mini bond, e sottoscrivendo il più mini bond va a diciamo rivolgersi al mercato attraverso un titolo ABS che poi rappresenta i mini bond sottostanti. Lo strumento è molto interessante, è uno strumento che dà la possibilità di avere volumi elevati e che dà la possibilità tecnicamente di costruire la cross collateralization. Cross collateralization vuol dire una garanzia reciproca tra gli emittenti dei mini bond. Questo noi lo facevamo prima del Covid, stiamo continuando a farlo anche post legislazione emergenziale, quindi post purtroppo crisi sistemica Covid, attraverso l'utilizzo della legislazione emergenziale. Come anche qui sappiamo tutti, gli enti governativi come il Medio Credito Centrale o SACE e in parte anche Simest e in parte anche CDP stanno fornendo delle garanzie per far ripartire il mercato delle piccole e medie imprese. In questo i mini bond possono avere una struttura di garanzia e quindi essere cartolarizzati, se mi si consente il termine, anche attraverso questa garanzia, che ovviamente ne riduce il rischio. Questa struttura di cartolarizzazione con garanzia, ovviamente a rischio ridotto, fa sì che il mini bond possa avere un costo ridotto. In quest'ottica ecco quello che arriva al mercato. Al mercato arriva un prodotto, e per questo sono contento di questa specificità. Arriva un prodotto che può avere un costo ridotto che è un costo sia dell'ABS che rappresenta tutti i mini bond, che dell'emittente che può ovviamente emettere un mini bond a uno spread ridotto. Questo è completamente coerente. Noi facemmo i mini bond nel 2012 in coerenza con una legislazione europea che è la Capital Market Union, pensata, creata, programmata per dare un vantaggio alle piccole e medie imprese, far sì che le piccole e medie imprese abbiano delle fonti alternative di finanziamento. Attraverso il basket bond, questa forma alternativa di finanziamento può avere anche un costo ridotto. Ecco, abbiamo sentito la testimonianza di Patrizio Messina. Vincenzo Carbonara, vorrei sapere invece da lei la prospettiva di CDP. CDP è un investitore che è presente nel mercato dei mini bond e dei basket bond in maniera molto puntuale. Quindi ci riassuma un po' come approcciate le strategie di investimento in questo mercato. Sì, buongiorno a tutti e grazie al professor Giudici per l'invito. Su questa asset class adottiamo una strategia che si basa principalmente su driver creditizi delle imprese che vengono finanziate. In particolare, l'intervento di CDP in questo segmento di mercato si sviluppa lungo tre direttrici. Le prime due sono dirette, mentre la terza è indiretta. La prima è la sottoscrizione di mini bond, dove CDP sottoscrive direttamente mini bond di dimensioni medio-grandi con un importo complessivo superiore ai 10 milioni di euro. Il nostro intervento arriva tipicamente fino al 50% dell'emissione e queste emissioni sono finalizzate al sostegno dei piani di investimento da parte di aziende del segmento mid-corporate con una buona qualità creditizia. In queste operazioni CDP interviene come anchor investor e investitore paziente, con duration tipicamente più lunghe rispetto alla media di mercato. La seconda direttrice è la sottoscrizione dei basket bond. CDP in questo caso supporta lo sviluppo di queste asset class innovative, come le operazioni di cartolarizzazione di mini bond, anche qui con il ruolo di anchor investor, sottoscrivendo fino al 50% dei titoli ABS dell'operazione in suo complesso. L'operazione sui basket bond prevede due modalità di intervento, con fondi pubblici e a mercato. La prima è relativa ai basket bond con fondi pubblici regionali. Queste sono iniziative destinate a supportare la crescita delle imprese di minore qualità creditizia, con sede legale e operativa in una delle regioni italiane interessate. Questa linea di intervento è attivabile facendo leva sulla nostra qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, che ci permette di collaborare in piena sinergia con le regioni e le finanziarie regionali per sviluppare questa asset class. In questa struttura la regione, per il tramite della finanziaria regionale, rilascia una garanzia di prima aperta sotto forma di cash collateral sulle note emesse dall'SPV, una sorta di cuscinetto per attutire il rischio di credito. L'ammontare messo a disposizione dalla regione consente una copertura completa delle prime perdite con un cap, quindi con una soglia, che varia in funzione della rischiosità delle imprese emittenti.
Grazie a questa modalità di intervento siamo riusciti ad abbassare il ticket medio delle sottoscrizioni di mini bond, arrivando a finanziare PMI anche per 1 o 2 milioni di euro, un importo che direttamente CDP non riuscirebbe a finanziare. La seconda area di intervento invece è relativa ai basket bond a mercato, ossia cartolarizzazioni di mini bond emesse da PMI e Midcap, questa volta però di buona qualità creditizia, destinata sempre a supportare i piani di investimento delle imprese. In questo caso le imprese devono essere di buona qualità creditizia proprio perché non c'è una presenza di un credit enhancement strutturale come nei basket bond regionali. Le operazioni sottostanti in questo caso sono tipicamente unsecured e su questo fronte stiamo cercando di sviluppare interlocuzioni con le principali banche italiane per lanciare dei basket bond di filiera con l'identificazione di alcuni settori ritenuti strategici. La terza e ultima delle cose di intervento è l'investimento in fondi di credito diversificati. Questa, a differenza delle prime due modalità di intervento, è indiretta, con cui CDP riesce a finanziare PMI e Small Mid Cap. Dopo un'accurata due diligence sui fondi, sui key man, sulle policy di credito e sull'allineamento di interessi tra gestore e investitore, approviamo l'investimento e concediamo un commitment al fondo. La logica di questi interventi prevede piena delega e autonomia di investimento ai gestori e permette di supportare le aziende che per propria dimensione o per size dell'intervento non sono raggiungibili direttamente dal CDP. Fino ad oggi abbiamo investito in 5 fondi di credito per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro e una raccolta totale che supera 1 miliardo. In tutte e tre le linee di intervento descritte è fondamentale il ruolo di CDP come anchor investor perché consente fin da subito di garantire la piena copertura lato funding di queste iniziative anche grazie all'effetto di crowding in grado di attrarre nuovi investitori istituzionali. Allora, Massimo, Fabiano, vediamo anche a te, perché vorrei sapere i vantaggi e gli svantaggi dei basket bond per gli emittenti e gli investitori rispetto alle emissioni di mini bond da soli, stand alone. Un ragionamento su questo punto, un riassunto su questo punto, Fabiano. Partirei dai vantaggi per gli investitori, perché quando si disegnano delle soluzioni finanziarie, delle soluzioni di finanziamento, individuare quali sono i bisogni degli investitori e soddisfare, poi questo si traduce in un beneficio anche per gli emittenti. Come è stato già detto e poco fa lo diceva anche Vincenzo Carbonara, il basket bond altro non è che un programma di finanziamento, quindi abbiamo una pluralità di emittenti. Questo crea diversificazione del rischio, e che è un enorme vantaggio per quanto riguarda gli investitori, e poi crea volumi. Il tema della dimensione capitaria è importante. Probabilmente alcuni investitori non sarebbero interessati a fare un finanziamento che in termini capitari ha un volume ridotto, ma se gli si presenta un programma da centinaia di milioni cambiano le logiche, perché si riesce a soddisfare l'appetito, anche il budget in termini di impieghi degli investitori. Dopodiché di solito questi processi sono gestiti da degli arranger, quindi tutto il processo di credito, anche la meccanica e l'operatività delle varie fasi delle missioni possono essere progettate ex ante, riducendo al minimo l'aggravio per i finanziatori. Per quanto riguarda invece la diversificazione settoriale e geografica, questa è abbastanza eventuale. Nei basket bond regionali, lo dice la parola stessa, non c'è una diversificazione geografica. Per esempio negli hydro bond viene a mancare anche quella settoriale. Alla fine si sono finanziate delle imprese del sistema idrico veneto, però in quel caso diciamo c'era una protezione legata ai business tariffari che rendeva possibile il basket bond, anche se questi due elementi di diversificazione non c'erano. Per quanto riguarda invece gli svantaggi, quello che sto per dire come primo punto è, piuttosto che uno svantaggio, è una caratteristica connaturata in questa soluzione finanziaria. Quindi è più un problema per chi struttura, ma non è uno svantaggio né per gli emittenti né per gli investitori. Si tratta di una soluzione finanziaria in naturale competizione con un finanziamento singolo per un'impresa, per cui deve essere vincente, deve essere competitivo, bisogna o ridurre la cedola o dare migliori condizioni sulla durata, la vita media, le condizioni contrattuali, covenant finanziari, gli impegni previsti alla documentazione e così via. Per cui bisogna lavorare su due direttrici per renderlo vincente. Bisogna individuare un leitmotiv, un fil rouge tra gli emittenti e su questi di solito costruire un credit enhancement, un rafforzamento del credito, quindi una garanzia. Per esempio, sui primi basket bond, che erano gli hydro bond, erano tutte società del sistema idrico
locale e quindi la garanzia era una garanzia mutualistica. Ciascuno lasciò parte dei proventi nel veicolo a garanzia di tutti. Lo stesso meccanismo fu replicato nell'Elite Basket Bond, che è il primo basket bond di tipo corporate. I leitmotiv in quel caso erano tutte società appartenenti al programma Elite, quindi un senso di appartenenza, fiducia l'uno nei confronti degli altri, e quindi ciascuno lasciava parte del proprio bond a garanzia anche dell'insolvenza degli altri. Dopodiché nel basket bond invece SACE il leitmotiv è stato l'uso dei proventi e il garante era un garante terzo, dato che si finanziava l'export, chiaramente SACE. Nei regionali occorre individuare tutte PMI che abbiano sede operativa o legale in una regione, in modo tale che possano accedere ai fondi comunitari. Per quanto riguarda invece gli emittenti, c'è uno svantaggio. Il basket bond, questo programma, è un po' come un condominio, quindi si va sempre con la velocità del più lento, per cui il lavoro dell'arranger è quello di avere un processo ordinato in modo tale che in tutte le fasi le velocità dei vari emittenti siano quanto più possibile allineate. Il più veloce sarà un po' frustrato perché dovrà aspettare il più lento sarà un po' più frustrato perché viene sollecitato. Quindi mentre in un'emissione singola probabilmente l'emittente ha maggior controllo sul processo, in questo caso si delega a un arranger che organizza le varie fasi di dettare i tempi di tutte le attività. Però se poi il prodotto è competitivo, diciamo che il gioco ne vale la candela. È una metafora davvero efficace quella del condominio. Francesca Bartoli, sul punto, su questo e molto altro, dal vostro osservatorio di Epic Sim, quali trend avete osservato? Di sicuro stiamo vedendo affacciarsi anche a questa tipologia di strumento finanziario, magari delle imprese meno strutturate, delle size, delle missioni un po' più piccole, minori. Facciamo anche qui un po' un inquadramento dei trend che si sono visti negli ultimi 12 mesi. Certo, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da un dato di fatto. Il 2020 è stato un anno difficile, ma nonostante le difficoltà i dati ci parlano di resilienza. Noi come operatori siamo ottimisti e abbiamo osservato che il mercato dei mini bond ha tenuto. I valori si sono inferiori al 2019, si sono persi circa 300 milioni in termini di size di ammontare complessivo, gli emittenti nel 2020 sono stati 194, quelli del 2019 205, ma di fatto non dobbiamo dimenticare che il sistema ha perso due mesi, tanto lato imprese quanto lato investitori. Lato imprese, in marzo e aprile non abbiamo avuto emissioni quotate e anche sui non quotati c'è stata molto poca roba, ma le imprese verosimilmente si sono dovute un attimo fermare, hanno ridefinito, hanno dovuto ripensare e capire se i loro piani di investimento erano ancora fattibili. Lato investitori, pensiamo ad esempio alle banche che improvvisamente si sono trovate a gestire una grande mole di pratiche per moratorie e rinegoziazioni, quindi per portare a garanzia operazioni non garantite. Nonostante tutto ciò, il mercato è andato avanti e anzi quello che abbiamo osservato, ma non solo nello scorso anno, ma nel corso degli anni, è appunto un progressivo ampliamento del mercato anche su imprese di dimensioni minori, grazie sicuramente anche a strumenti come i basket bond. Guardiamo un attimo di dati. Allora, solo per quest'anno abbiamo avuto 131 nuovi emittenti, c'è una riduzione progressiva della size, c'è questo trend in atto di riduzione progressiva della size, ma soprattutto quello che secondo me è rilevante è che c'è una riduzione progressiva del fatturato medio degli emittenti. Allora, noi come Epic abbiamo un osservatorio trimestrale sulle emissioni quotate, quindi guardiamo regolarmente le emissioni quotate, ma anche sulle non quotate, diciamo, il trend è osservabile. Se noi consideriamo i dati dall'inizio del mercato ad oggi, il fatturato medio degli emittenti è sugli 80 milioni di euro, il dato preciso dovrebbe essere 82 milioni e mezzo, una cosa del genere. Se invece prendiamo i soli emittenti 2020, questo dato si dimezza e abbiamo un fatturato medio di 40 milioni di euro. Certo, allora facciamo un ulteriore passo in avanti e torniamo da dove abbiamo iniziato, da Patrizio Messina. Per parlare anche di fatto un'operazione strutturata in maniera diciamo peculiare, perché Oric ha curato il primo basket bond realizzato senza la necessità di una operazione di cartolarizzazione. Allora mi chiedo, Messina, come è stato possibile fare questo? Se ci può spiegare la struttura che ha supportato questa tipologia di operazione.
Grazie anche di questa domanda e grazie per aver ricordato un'operazione che è stata un'operazione sofisticata. Per diciamo, affrontarla logicamente, qui stiamo parlando di un basket bond senza veicoli di cartolarizzazione. Lei prima ricordava e ricordavamo prima, e lei ricordava con la sua domanda, le cartolarizzazioni e come lo strumento della cartolarizzazione possa essere a vantaggio dei mini bond. Adesso invece sicuramente mi fa piacere ricordare, quindi la ringrazio ancora per la domanda, che il basket bond può essere fatto anche senza la cartolarizzazione. Noi lo facemmo, come lei ricordava, con diciamo, la struttura pubblica del Trentino, dove il Fondo Trentino ha realizzato un basket bond con strutture di collateralizzazione contrattuali, quindi con un accordo intercreditorio e senza il veicolo di cartolarizzazione. Questo ha creato i due risultati di cui parlavamo prima, cioè da un lato un costo ridotto proprio per questo vantaggio di garanzia, che è uno dei vantaggi fondamentali del basket bond. Il basket bond ha come vantaggio fondamentale, ma lo dicevamo anche prima, la collateralizzazione. Al di là della collateralizzazione ci può essere la collateralizzazione all'interno dei veicoli di cartolarizzazione, nei basket bond normali, una collateralizzazione creata con degli intercreditor, quindi con degli accordi intercreditori all'interno di un fondo. Questo e anche questo può essere uno dei futuri, degli sviluppi futuri dei mini bond, dove il mini bond non solo ha questo effetto di collateralizzazione, ma può avere anche un effetto attraverso le garanzie che si porta dietro, garanzie che possono essere date, come succedeva e come succede nei basket bond, direttamente al sottoscrittore o che possono essere portate all'interno dei mini bond. Grazie. Allora, Vincenzo Carbonara, veniamo invece alle operazioni sulle quali voi avete lavorato nel 2020, ma soprattutto quelle che avete in pipeline per il 2021. Siamo già di fatto a un sesto dell'anno, due mesi sono passati, quindi come si sta evolvendo anche la pipeline di lavori per l'anno corrente? Sì, sulla prima linea di intervento, ossia nella sottoscrizione diretta di mini bond, nel 2020 abbiamo perfezionato due operazioni per un ammontare complessivo superiore ai 50 milioni di euro, mentre sulla seconda linea di intervento il 2020 ha visto il consolidamento del ruolo di CDP come anchor investor nelle operazioni appunto di basket bond. I principali interventi hanno riguardato le operazioni in collaborazione sia con Regione Puglia che Regione Campania, ovvero i basket bond regionali, dove in meno di 12 mesi il portafoglio delle due iniziative è stato complessivamente superiore ai 150 milioni di euro, di cui 52 milioni in Puglia e 98 in Campania, con CDP che ha agito in qualità di anchor investor, sottoscrivendo fino al 50% delle emissioni, destinate a supportare i piani di crescita di ben 55 PMI, tra tutte e due le regioni, quindi Puglia e Campania. Vorrei a questo punto sottolineare alcuni fattori distintivi di queste due operazioni, che consentono di raggiungere un elevato numero di imprese, grazie proprio all'effetto leva derivante dall'utilizzo di risorse pubbliche a copertura di prima perdita, di accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali grazie alla massa critica raggiunta dai basket bond, difficilmente raggiungibile con singole emissioni, ma soprattutto di ottenere condizioni migliorative per le PMI, in termini sia di pricing, che risulta dimezzato rispetto alla media di mercato, e questo proprio grazie alla garanzia di prima perdita rilasciata dalle regioni, lato durata, più lunga, perché paragoniamo un mini bond di 7 anni e basketball regionali rispetto ai 5,5 della media di mercato, e a livello di garanzie sui singoli mini bond, perché in queste operazioni ci sono state prevalentemente emissioni unsecured sulle PMI. L'ultimo fattore distintivo fondamentale per le PMI è il supporto in un percorso di accesso al mercato dei capitali con ottenimento di un rating indipendente, con la stesura di un regolamento del prestito, con l'ottenimento della revisione del bilancio e magari anche la redazione di un business plan, con conseguente percezione dell'impresa in maniera differente dal mondo bancario, ossia una società che comunque è capace di approvvigionarsi su canali alternativi e complementari rispetto a quello tradizionale. Oltre ai due basket bond di Puglia e Campania, abbiamo perfezionato il secondo closing del basket bond Lombardia insieme a Fillombarda per supportare appunto anche qui i piani di crescita delle imprese lombarde. Mentre sulla terza linea di intervento
Nel 2020 CDP ha autorizzato impegni di investimento per un totale di 50 milioni di euro in due fondi di credito, per Capital e October, che permetteranno di catalizzare risorse a favore di PMI e Small Mid Cap per un importo superiore ai 300 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le prospettive per l'anno in corso, stiamo valutando ulteriori operazioni di basketball regionali. Su questo fronte vorremmo cercare di replicare il modello del Basket Bond Campania e Puglia anche in altre regioni. In particolare stiamo ragionando con alcune regioni del centro e del nord Italia, ma ci piacerebbe anche lavorare in ottica di cluster di regioni del mezzogiorno. Nell'ambito invece dei basket bond di mercato, vogliamo cercare di contribuire a sviluppare ulteriori operazioni di sistema finalizzate proprio a supportare la crescita delle piccole e medie imprese appartenenti in questo caso a filiere individuate tra i settori target. E su questo fronte sono allo studio diverse ipotesi di basket bond. Nelle prossime settimane vedremo il closing di qualche operazione. Qui ci sono connotazioni settoriali, ossia ci sarà un focus sul settore alimentare e un altro sul settore cultura, oppure target a livello geografico, in particolare zone e distretti, oppure operazioni di scopo, ossia supporto di iniziative specifiche. Allora, abbiamo già sentito più volte nei vostri interventi la parola campagna, perché ci sono tante sorprese in questo report, ma una molto importante concerne la collocazione geografica degli emittenti. Ben 43 emittenti provengono dalla regione Campania ed è un risultato legato al progetto Garanzia Campania Bond. Allora, prima di proseguire la chiacchierata con i nostri ospiti, sentiamo proprio una intervista, un estratto di un'intervista che abbiamo realizzato al professor Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania, di fatto la mente di questo progetto. Ci parla appunto di che cosa sta dietro questo balzo in avanti del numero di emittenti. Sentite. Buongiorno, ringrazio per il gentile invito che mi permette di illustrare una esperienza di successo che abbiamo portato avanti qui in Sviluppo Campania con la straordinaria collaborazione di partner privati come Banca Finint, Medio Credito Centrale e la stessa Cassa Depositi e Prestiti. L'iniziativa nasceva dalla necessità di dover rispondere da tempo alla istanza che veniva fortemente sollecitata dal mercato finanziario dell'economia italiana di creare gli strumenti di finanza alternativa per le piccole e medie imprese. Tuttavia, per ridurre il grado di dipendenza al credito bancario, strumenti non ce n'erano. E soprattutto nel mezzogiorno, rivendicare l'esigenza di avere finanza alternativa senza trovare una soluzione avrebbe rafforzato il processo di periferizzazione dell'economia produttiva nostra, senza che potessimo offrire alle imprese locali delle vie di uscita. Il basket bond nasce da un'esperienza fatta in precedenza promossa da Cassa Depositi e Prestiti e anche dalla stessa Banca Finint, che noi abbiamo voluto promuovere attraverso l'uso di fondi europei. Abbiamo creato un meccanismo di garanzia pari al 25% dell'intera massa emessa. Siamo stati in grado di abbassare il taglio dei bond emessi a 2 milioni di euro, che è un'esperienza assolutamente innovativa per l'Italia. Abbiamo creato meccanismi di diffusione della cultura finanziaria perché tutte queste imprese hanno incominciato a ragionare in chiave finanziaria perché il bond, a partire dal rating, serve, può essere utilizzato attraverso l'utilizzo di una nuova cultura finanziaria. In soli 10 mesi di lavoro sono stati emessi 120 milioni di euro di bond per circa 50 imprese con un vantaggio non solamente in tema di uso di nuovi strumenti finanziari ma anche di abbassamento dei tassi di interesse. Abbiamo misurato che la presenza della garanzia che deriva da fondi europei ha permesso un abbattimento almeno del 40% di quello che era il tasso di interesse che le imprese avrebbero pagato se avessero potuto emettere bond, ammesso che l'avessero potuto fare, sul mercato italiano di questa dimensione per questo tipo di finalità. È una grandissima esperienza di partnership pubblico-privato con una fortissima leva finanziaria pubblica, perché noi utilizziamo il 25% a fronte del 100%, quindi molto più bassa rispetto ad altri contesti, e cercheremo di
sviluppare, siamo già ormai in direzione di un allargamento di iniziativa per il 2021. Allargheremo il concetto di basket bond con garanzia europea anche attraverso nuovi strumenti finanziari che terranno conto della crisi che vive il sistema produttivo italiano proprio alla luce della pandemia. Ecco, avete sentito questa testimonianza molto interessante. Massimo Fabiano, ritorno sul punto anche per capire un po' le differenze tra i basket bond regionali, che hanno alla base una garanzia pubblica, e i finanziamenti invece garantiti da garanzie pubbliche che sono previste dal temporary framework che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno, dunque la garanzia Italia di SACE o il fondo centrale di garanzia. Quali sono le differenze e se queste differenze combaciano con eventuali vantaggi o svantaggi? Sì, è interessante che i basket bond regionali nati prima del Covid poi hanno dovuto coesistere o essere anche in competizione alcune volte con altri finanziamenti che hanno alla base delle garanzie pubbliche, perché i basket bond regionali nascevano sull'idea di utilizzare delle garanzie di tipo comunitarie. In realtà, al di là della natura di garanzia pubblica, poi le caratteristiche del funzionamento e quindi le implicazioni sono notevolmente diverse. Per quanto riguarda gli emittenti, grosso modo sia le scadenze, le vite medie, ma anche l'onerosità sono abbastanza allineate, dobbiamo essere sinceri su questo. Però vorrei fare delle riflessioni sulle caratteristiche delle garanzie, perché sia il Garanzia Italia di SACE o il Fondo Centrale di Garanzia, si tratta di garanzia per firma, dove poi il garante di ultima istanza è lo Stato italiano, e non sono delle garanzie di portafoglio. Quindi vuol dire che nel caso in cui ci fosse un'insolvenza, i finanziatori subiscono una perdita, ancorché percentualmente minima, ma per ogni singola insolvenza avranno una perdita. Mentre nei basket bond regionali ci troviamo di fronte a delle garanzie per cassa su fondi comunitari di portafoglio e non c'è, diciamo, come garante di ultima istanza lo Stato italiano. Il fatto che sia una garanzia di portafoglio permette un effetto leva. I meccanismi sono più o meno standard a questo punto, o comunque standardizzata, cioè si copre la prima perdita per ciascuna insolvenza fino al 25% del totale di tutte le emissioni, che vuol dire che per un euro di garanzia il finanziatore potrà fare un finanziamento fino a 4 euro. Chiaramente in un finanziamento basato su una garanzia basata su ogni singolo finanziamento questo effetto leva non c'è. Si tratta di una garanzia per cassa, questi denari sono dati in pegno presso un conto corrente del veicolo e quindi l'escussione è molto più semplice. Chiunque faccia credito sa che escutere una garanzia per firma è sicuramente più complicata perché si possono eccepire delle eccezioni. Quindi vuol dire che entro certi limiti di insolvenza i finanziatori in una garanzia di portafoglio non avranno alcuna perdita, invece nel temporary framework, mi ripeto, ancorché per percentuali minime, subiranno delle perdite. E poi c'è una grande differenza. Qui nei basket bond regionali si usano fondi comunitari, per cui nel caso in cui si dovesse aggredire il collaterale perché ci sono state delle insolvenze, si lascia completamente immune il debito pubblico italiano, mentre nel caso in cui si debba escutere una garanzia del Fondo Centrale di Garanzia piuttosto che SACE, inevitabilmente il garante di ultima istanza è lo Stato italiano e quindi ci sono degli impatti di debito pubblico. Forse su quest'ultimo elemento ci sarebbero da fare delle riflessioni più approfondite di politica economica, perché è uno schema che lascia immune in parte il sistema finanziario italiano, ma in modo totale il debito pubblico. Francesca Bartoli, per chiudere questa chiacchierata, visto anche la situazione difficile che stiamo vivendo, che le imprese stanno vivendo e che purtroppo si sta protraendo oltre ogni possibile immaginazione, le chiedo cosa fare per portare nuova finanza nelle imprese, ma soprattutto anche per rendere edotte le imprese che hanno la possibilità di ottenere nuova finanza con strumenti differenti. Allora, l'obiettivo generale condiviso, quello credo condiviso da tutti gli operatori, sia quello di far crescere il mercato. I basket bond hanno avuto sicuramente un ruolo chiave, sono stati protagonisti già nel 2019, ancora di più nel 2020, e sono destinati a crescere ulteriormente nei prossimi anni.
La domanda è appunto come trovare sempre nuova finanza da veicolare verso le PMI italiane, e in questo senso occorre procedere su più fronti. Obiettivamente bisognerà cominciare a pensare all'equity, cominciare a pensare a strumenti partecipativi, ma restando sul fronte del debito si può procedere tramite tecniche di cartolarizzazione alternative che permettono di attirare nuove categorie di investitori. Come EPIC stiamo appunto lavorando in questo senso, stiamo lavorando a cartolarizzazione di NUS garantiti, definiti detti anche semplicemente CLO, Collateralized Loans Obligation. Come funzionano? Non è l'impresa essere emittente diretta, ma abbiamo un veicolo che ha l'attivo loans garantiti al 90% e che emette due tipologie di notes distinte rivolte a due specifiche categorie di investitori con specifici interessi. Abbiamo una junior tranche rivolta a fondi specializzati con un rendimento abbastanza interessante e una senior tranche che ha un rendimento molto inferiore, siamo nell'ordine del 2%, ma che di fatto è una zero risk weighted asset che sta attirando l'interesse di banche di investimento estere che fino ad oggi non avevano guardato il mercato italiano, non avevano mai investito su single name garantiti. Cosa succede? Quindi di fatto con il CLO abbiamo una nuova asset class che permette di allargare lo spettro di investitori che guardano al sistema Italia, e questo significa più fondi per l'economia reale e quindi più imprese servite. Facciamo un rapido calcolo: se pensiamo a un portafoglio di 100 milioni di euro con ticket a partire da 300 mila euro, parliamo di fatto di circa 200-300 nomi serviti, e questo indubbiamente è un guadagno per tutto il sistema e contribuisce ad allargare ulteriormente il mercato. Bene, allora grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo panel: Francesca Bartoli, Vice President di Epic Sim, Massimo Fabiano, Senior Director di Banca Finint, Vincenzo Carbonara, Head of Alternative Finance a Cassa Depositi e Prestiti, e ancora Patrizio Messina, avvocato che fa parte del team Banking and Finance di Oric. Grazie anche al professor Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania, per la sua preziosa testimonianza che ha arricchito questa chiacchierata. Professor Giudici, a lei. Grazie Carlo, riprendo la linea subito per cederla per la terza sessione di lavoro oggi, che è dedicata al tema sostenibilità e ESG. C'è posto per i mini bond, quindi si parla di sostenibilità anche nel mondo dei mini bond. Intanto vi presento chi coordinerà i lavori di questa terza sessione, che è Stefania Peveraro di bbiz.it. Bbiz è nostro partner nella comunicazione, e quindi Stefania, grazie veramente per aiutarci anche quest'anno con la presentazione del nuovo report, e fai come sempre un magnifico lavoro sui mini bond e su tutto quello che è il mondo del private capital. A te la linea, Stefania. Benissimo, grazie Giancarlo dell'invito, dell'opportunità come sempre di seguire questi lavori che sono sempre interessanti. Allora, cominciamo subito questa nostra tavola rotonda. Abbiamo degli ospiti interessanti, il tema sapete che è un tema caldo. Allora, vi presento innanzitutto velocemente i nostri ospiti. Abbiamo Diomidis Dorkofikis, che è il partner di Foresight Group, poi Danilo Maiocchi, direttore generale di Nexta, Anna Marucci, che è Fixed Income Listing Manager di Borsa Italiana, Fabrizio Negri, che è amministratore delegato di Cerner Rating Agency, e Luca Plevna, che è partner di ADB Corporate Advisory. Quindi abbiamo insomma vari punti di vista che ci aiuteranno un po' a capire come questo tema dell'ESG può essere insomma applicato al mondo del private debt, in particolare dei mini bond. Allora inizierei subito con un investitore, quindi perché si investe insomma in questo mondo e che cosa ci può portare. Quindi Diomidis Dorkofikis, dicevo, partner di Foresight Group, che è appunto un operatore di alternative capital, che ha appunto lanciato da qualche tempo l'Italian Green Bond Fund, che ha già un bel portafoglio insomma, e sostanzialmente ha investito in quasi tutti i green mini bond, possiamo definirli così, insomma, collocati in quest'ultimo periodo in Italia. Ecco, quindi volevo chiederti, Diomidis, che caratteristiche ha un po' il tuo fondo, quindi il size, le target di investimento, il rendimento, che sono gli investitori, insomma, dacci un po' un'idea di qual è, diciamo, lo strumento con cui lavori.
Grazie Stefania per la domanda e grazie anche al professor Giudici e all'osservatorio di Minibond per l'evento. E noi come gestore di fondi Foresight Group siamo un gestore di fondi specializzato nell'ambito delle infrastrutture e soprattutto abbiamo iniziato a investire in infrastrutture green o cosiddette anche sostenibili per più di 10 anni fa. E, dal punto di vista del fondo e della strategia di investimento dell'Italian Green Bond Fund, quello che distingue il nostro fondo è il fatto che abbiamo oggi investito in 7 operazioni, tutte obbligazioni di mini bond emessi da società di progetto, e quello che esattamente distingue il nostro mandato da quello che e il mandato di altri operatori del mercato è esattamente il fatto che noi ci focalizziamo su quello che viene chiamato debito per le infrastrutture. Quello che distingue dunque le nostre operazioni è innanzitutto che c'è una totale trasparenza dal punto di vista degli emittenti per quanto riguarda sia la loro attività, perché riguarda esattamente società di progetto che hanno in certo senso in pancia solo l'asset che verrà costruito e operato dalla società e dagli sponsor, e allo stesso momento la caratteristica del fondo è che anche quella è in certo senso è unica sul mercato italiano, è il fatto che abbiamo delle scadenze e delle durate di delle obbligazioni pluriennali in linea con la vita dell'asset. Dunque, per dare alcuni esempi, abbiamo sottoscritto anche bond con durata di 22-23 anni. In effetti, qual è l'obiettivo del fondo e quali sono i nostri investitori? L'obiettivo del fondo è, attraverso questa molto chiara separazione di rischi in linea con i principi di project financing, e in più in linea anche con una certificazione green e un monitoraggio anche post emissione dell'obbligazione per quanto riguarda l'attività economica e l'impatto socio-ambientale dell'asset e della società, e la reportistica ai nostri investitori è assolutamente la priorità e il nostro scopo principale, e insieme ovviamente all'investimento per sé, che riguarda sia dal punto di vista delle cedole una distribuzione semiannuale, sia dal punto di vista poi della strategia di investimento una creazione diciamo di valore a lungo termine. E oggi, come oggi, abbiamo sottoscritto 7 diverse obbligazioni, come ho detto, in 5 diversi settori nell'ambito dell'efficienza energetica e delle rinnovabili. Chiaramente è una strategia di investimento che ha reso noto quello che è la nostra tesi di investimento, che gli investitori istituzionali, soprattutto le assicurazioni e i fondi pensione che hanno dunque un orizzonte di investimento a lungo termine, sono molto ben posizionati a investire in queste tipologie di asset finanziari che hanno anche un impatto socioambientale notevole. Perfetto, grazie di invito. Passerei allora a Danilo Maiocchi, dicevo direttore generale di Nexta. Eccocelo. Buongiorno Danilo. A cui volevo appunto chiedere in che cosa il mondo Innexta riesce a affiancare, no, le aziende associate relativamente appunto al mondo ESG. Che cosa succede? Sul mondo mini bond sappiamo che Innexta già no, ha lanciato questo progetto dell'Innexta Bond, ultimamente ha lanciato un altro progetto che è Milomba Mini Bond, no, per supportare le aziende anche proprio nelle spese vive, insomma, di strutturazione dei mini bond. Ecco, nell'ambito di questi progetti che spazio c'è appunto per i temi ESG? Prego Danilo. Grazie, grazie Stefania. I numeri, i dati che il professor Giudici ha presentato
devo dire, ecco, mi hanno lasciato interessato ma al tempo stesso stupito, e mi confermano nell'indirizzo che il sistema camerale, che sono, diciamo, i nostri soci e chi ci orienta nella missione della nostra azienda, che il sistema camerale vuole imprimere, cioè una spinta nella diffusione reale dei prodotti di finanza alternativa, che sempre più saranno nel sistema del debito, ma anche dell'equity, saranno importanti in questo orizzonte dell'uscita della pandemia. In questo contesto, che cosa stiamo facendo? E tu hai citato l'esperimento, diciamo, del Milomb. Milomb vuol dire è la Camera di Commercio Milano Lodi Monza Brianza, in acronimo, abbreviato, ed è una prima, appunto, iniziativa di una singola Camera, anche se è la più importante, nell'abbattimento di parte dei costi per arrangiare, emettere e far sottoscrivere i mini bond. Quindi vogliamo davvero usare una leva, che è quella di un'attrattività verso chi potrebbe emettere i bond, ma che per vari motivi lascia questo varco aperto, no? Per ora l'offerta, diciamo così, del credito tradizionale garantito per ora temporaneamente a livello anche di governo centrale è molto attrattivo. Invece un riequilibrio verso anche prodotti di debito alternativi è fondamentale. Ecco che allora noi abbiamo fatto avviare questo percorso di incentivo alla Camera di Commercio, ma al tempo stesso vogliamo accompagnare le imprese, senza ovviamente sostituirsi a livelli dei consulenti, dei professionisti, di chi arrangia, di chi mette insieme, ma aiutando tutti, no? Compresi loro, anche a trovare sottoscrittore, eccetera. Il tema ISG è per noi è un tema fondamentale, cioè è un'apertura di prospettiva. Il titolo che ci hanno assegnato, sostenibilità ISG, c'è posto per i mini bond, io dico è anche il contrario, cioè nei mini bond ci deve essere posto per ISG. Noi per ora è solo all'interno di questo accompagnamento che stiamo facendo ad alcune imprese che già hanno applicato la richiesta di contributo, ma intendiamo già pensare a un secondo step, cioè a un sostegno diretto per l'emissione dei mini bond in green bond, nell'area green, diciamo, in obiettivi ISG. È chiaro che il target dove noi guardiamo è soprattutto la piccola e media impresa. La grande impresa tipicamente sa già attrezzarsi, sa già valutare, al suo analista finanziario, a tutte le sue verifiche. La piccola e media impresa è dove veramente c'è il varco più grande, la mancanza, diciamo così, anche di area concorrenziale di mercato che noi vogliamo coprire, cioè accompagnare queste piccole e medie fino a 50 milioni di fatturato al percorso, appunto, di emissione con questo sostegno. Ecco quindi il ruolo che noi vediamo fondamentale del tema ISG. Vorrei avere il tempo, poi, se me lo lascerai Stefania, anche di dire che questo vuol dire anche far giocare un ruolo alle Camere di Commercio nella valutazione, diciamo, ecco, non voglio dire rating, scoring, ci sono sicuramente anche imprese private molto qualificate in questo, anche presente nel nostro panel, ma insomma un ruolo super partes delle Camere di Commercio nella qualificazione del sistema, diciamo, degli obiettivi SDG, secondo me le Camere potrebbero giocarlo e lo giocheranno. Perfetto. Benissimo, grazie Danilo, poi contanto continuiamo, quindi poi ci racconti anche un po' del limite dello score e del rating. Adesso passiamo ad Anna Marucci, Fixed Income Listing Manager di Borsa Italiana, quindi buongiorno Anna. Allora, la borsa sappiamo che da settembre scorso, 2020, insomma, ha lanciato
proprio un segmento dedicato alle emissioni green e social, appunto il segmento di ExoMot. Ci sono già parecchi strumenti quotati, quindi volevo capire un po' con te quali sono le caratteristiche che deve avere un bond per essere inserito, insomma, in questo segmento. E poi, ecco, una precisazione. Ci sono, dicevo, molte emissioni, la gran parte però è appunto di grandi emittenti, quotati, organismi sovranazionali. Ci sono anche dei mini bond comunque, e a questo punto mi chiedevo anche qualcosa di pratico, quindi che tipo di costi ci sono, c'è una differenza per un emittente piccolo nel decidere se andare a emettere e quotare un mini bond sull'ExtraMot Pro Cube oppure invece portarlo sul segmento green. Prego Anna. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie al professor Giudici per l'invito a partecipare a questa interessante tavola rotonda. Sì, esatto, noi abbiamo lanciato nel 2017 il segmento dedicato ai green e social e sustainable bond sui mercati obbligazionari di borsa e sin da subito è stato organizzato come un segmento informativo trasversale a tutti i mercati obbligazionari. MOT, ExtraMot e da luglio dello scorso anno anche Euro TLX. C'è stato infatti subito chiaro che benché i temi ESG vengano da prima, come dicevi, affrontati da aziende di medie e grandi dimensioni ed enti sovranazionali, in realtà la vera trasformazione si mette in atto quando anche le aziende di medie e piccole dimensioni, ma ad alto potenziale di crescita, come sono le aziende che caratterizzano il listino di ExtraMot ProCube, hanno la possibilità di emettere e quotare green e social bond per finanziare la loro crescita sostenibile. Attualmente il listino conta complessivamente 165 strumenti per oltre 200 miliardi di euro complessivamente raccolti e di questi 37 sono quotati sui segmenti professionali di ExtraMot, 17 hanno la caratteristica di essere classificabili come infrastructure bond. E, su ExtraMot sono quotati anche 10 strumenti cosiddetti aligned, cioè allineati ai principi di sostenibilità ma che non avendo una certificazione terza non possono rientrare nel segmento ufficiale. Affinché uno strumento sia inseribile nel segmento green e social e sustainable, infatti occorre che l'emissione sia accompagnata da una certificazione iniziale in linea con gli standard internazionali emessa da un soggetto terzo indipendente che attesti che i proventi delle emissioni saranno utilizzati per progetti green, social o sostenibili. E poi annualmente l'emittente è tenuto a pubblicare un report sull'utilizzo effettivo dei proventi. L'iter di ExtraMot ProCube semplificato per la quotazione e i bassi costi per inserire nel listino lo strumento non subiscono variazioni, perché il nostro intento è quello di promuovere best practice e standard informativi internazionali che garantiscono trasparenza a tutti i player del mercato e valorizzino le PMI ad alto potenziale di crescita che si presentano sul mercato. Quindi nel solco di questa finalità stiamo anche avviando da settembre un processo di riorganizzazione delle informazioni sostenibili per prodotto, andando a inserire per ogni singolo strumento sia che esso riguardi una grande impresa, sia che riguardi una PMI, le informazioni circa gli standard seguiti, il tipo di certificazione, gli SDG che intendono promuovere. Inoltre su ProLink possiamo consentire agli emittenti anche di pubblicare e dare evidenza di eventuali informazioni non finanziarie che vogliono rendere pubbliche, come ad esempio nei mesi scorsi ha fatto Nice Footwear, un nostro emittente, con il proprio bilancio di sostenibilità 2019. A questa riorganizzazione informativa si accompagna la nascita della Sustainable Finance Partnership, che ha proprio l'obiettivo di creare un network internazionale che promuova e valorizzi i nostri emittenti. Benissimo, grazie. Molto interessante, Anna. Allora, passerei adesso a Fabrizio Negri, amministratore delegato di Cerved Rating Agency. Quindi buongiorno Fabrizio. Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti. Eccoci, dicevo, in tema ESG, ecco, il Cerved Rating Agency ha comprato l'anno scorso una startup innovativa che si chiama Integrate, che ha sviluppato una metodologia ESG in modo tale che a questo punto
CERVED riesce ad affiancare ai suoi tradizionali rating, no, sull'affidabilità creditizia delle imprese, anche valutazione sul grado di sostenibilità. E quindi, ecco, volevo chiederti come funzionano questi rating, quali variabili prendono in considerazione, qual è la scala, siamo abituati alla tipica scala, no, dei rating di merito di credito, ma insomma ci sarà qualcosa di diverso. Prego Fabrizio. Grazie Stefania, e un saluto e un ringraziamento ovviamente anche al professor Giudici. Come sempre siamo contenti, come ogni anno, di contribuire a questo osservatorio che sicuramente ha avuto il merito in questi anni di avvicinare tante piccole e medie imprese al mondo del mercato dei capitali. Guarda, intanto provo a rispondere, prima che alla tua domanda, alla domanda di Giancarlo, cioè c'è posto per i mini bond green. Noi abbiamo realizzato qualche mese fa un assessment del potenziale di mercato e la risposta è più che affermativa. Ci sono, secondo noi stimiamo 7 miliardi di mini green bond potenziali, parlo di emittenti di piccole e medie dimensioni italiani con un investment grade come giudizio di solvibilità e appartenenti a quei settori che si chiamano transazionali. Quindi il potenziale del mercato c'è assolutamente e quindi il posto è, come dire, confermato da questo studio che abbiamo fatto. Ora, venendo alle tue domande, noi abbiamo iniziato la nostra attività in ambito ESG oramai da un paio di anni. Tu ricordavi l'acquisizione dello scorso anno, è solo l'ultimo passo di un percorso che era stato avviato già un anno e mezzo prima con un'attività di partnership commerciale. La nostra è un'attività, come ricordavi tu, dall'agenzia di rating. Abbiamo fatto una scelta importante, riteniamo anche che precorre un po' quello che sarà l'orientamento normativo. Non da ultimo, penso tutti siamo a conoscenza di come ci sia stata da parte di ESMA diciamo l'indirizzo e l'auspicio nei confronti della Commissione Europea affinché il tema del rating ESG e delle valutazioni ESG, dell'external review ESG, siano una volta per tutte oggetto di un disciplinare che sia come dire oggettivo, trasparente e che renda questo settore delle valutazioni, della misurazione della sostenibilità un po' più oggettivo di quanto non sia stato fino ad oggi. Noi abbiamo un approccio in coerenza con il capogruppo molto attento alla misurazione della sostenibilità, lo facciamo, ripeto, in ambito di agenzia di rating, per cui ogni servizio che noi emettiamo in ambito misurazione della sostenibilità esce da un soggetto che è regolato da ESMA, deregolata ai sensi della 1060-2009, per cui adottiamo lo stesso tipo di principi ispiratori, indipendenza in primis di giudizio e terziarietà anche alla materia ESG. Noi adottiamo ad esempio un disciplinare certificato da Bureau Veritas, utilizziamo esclusivamente dati proprietari, noi abbiamo più o meno 400.000 data point su imprese italiane. Abbiamo quindi un processo che da subito è chiaro e trasparente in ottemperanza a quelle che sono dispositive ESMA in ambito credito, ma che saranno molto probabilmente anche in ambito ESG. I prodotti sono quelli che venivano ricordati negli interventi che mi hanno preceduto. Da una parte abbiamo i rating, cioè valutazioni sulle performance ESG. I rating sono tipicamente delle valutazioni che hanno il cuore nell'analisi effettuata da un analista, quindi noi abbiamo un team di analisi che fa esclusivamente ESG, non abbiamo un approccio di fattori ESG nel credito, lo abbiamo per motivi normativi, ma abbiamo poi un team dedicato, un business dedicato all'attività ESG. Oltre ai rating, noi facciamo assessment. Gli assessment sono molto vicini agli score, possono essere puri score, cioè elaborazioni automatiche di misurazione della sostenibilità, piuttosto che un diciamo semilavorato a metà tra il puro score e il rating. Spesso sento che anche prima si citavano rating score, si fa un po' di, come dire, tutto un erbo un fascio. In realtà il rating anche in ambito ESG è un prodotto ben codificato, intervengono degli esseri umani che fanno un'analisi, per cui è ovviamente un prodotto che ha un contenuto informativo diverso. Mi chiedevi della scala. La scala di rating è una scala internazionale, andiamo dalla AAA alla D, quindi seguiamo quella che è la logica internazionale. I rating prendono in considerazione le tre variabili che tutti noi conosciamo, lo fanno con un approccio olistico, consentono altresì analisi intersettoriali,
Noi lavoriamo molto con fondi che poi fanno cherry picking su diversi settori, per cui non andiamo a compartimentare un settore specifico, ma abbiamo appunto la possibilità per loro di fare analisi intersettoriali. Che dire, il lavoro che noi facciamo viene poi riassunto in una serie di report. Come sempre nel nostro mondo i report hanno dimensioni e profondità di informazioni diverse, a seconda poi evidentemente dell'importanza, della significatività che viene data alle informazioni da parte del committente, ma sono report che consentono spesso e volentieri il benchmark con l'individuazione di punti di forza e punti di debolezza nei tre ambiti, diciamo, della misurazione della sostenibilità. E da ultimo facciamo anche external review, ne accennava prima Borsa, sono evidentemente tutte quelle analisi che vengono fatte perché ci sia la sicurezza che i fondi che sono stati raccolti in ambito di operazioni di mercato dei capitali siano poi allineati rispetto a quelli che sono i framework o green o social o gli SDGs. Per cui quelle sono, diciamo, external review, sono certificazioni che noi uniamo al lavoro sui rating, al lavoro su gli assessment. Perfetto, grazie Fabrizio. Finiamo il giro di tavolo con Luca Plevna, partner di ADB, Corporate Advisory. Ecco, buongiorno Luca. Buongiorno a tutti, buongiorno Stefania. Eccoci. Allora, ADB in questi anni ha fatto un gran lavoro di avvicinamento, no, delle PMI al mondo, no, del mercato del debito, quindi dei mini bond. Adesso insomma, bisogna far fare un altro salto, insomma, che è quello di far capire, no, qual è l'importanza, insomma, del rispetto dei criteri ESG per un emittente, quindi far capire che questo comporta un'opportunità in più, no, per attrarre degli investitori. Ecco, quindi chiedo un po', ecco, vita vissuta, diciamo, come state vedendo, insomma, la reazione delle aziende a questo tipo di proposte? È difficile spiegarlo, sono recettive? Cosa ci racconti? Innanzitutto seguo i colleghi di prima, ringrazio per l'opportunità che ogni anno viene data ad ADB di partecipare a questo evento sul tema di mini bond e delle evoluzioni. Sì, allora il tema dell'ESG è un tema che sicuramente è entrato a far parte delle PMI e continuerà ad entrare. Noi vediamo queste politiche come il futuro del settore delle PMI e di chi decide di investire, anche perché lo confermano anche i dati e le analisi che escono ogni anno sui report degli ESG e della green economy. Gli investitori istituzionali e non sono sempre più attenti a quali realtà decidono di entrare in queste politiche, in queste procedure. Quindi sì, da un punto di vista della ricezione la risposta è affermativa. Le PMI hanno recepito l'importanza di entrare di far parte di questo nuovo mondo, di queste nuove politiche. Parlando delle PMI, quindi le medie imprese, mediamente da delle analisi, delle statistiche che si trovano sul web, di cui noi abbiamo anche fatto parte attiva, vedono mediamente 2 imprese su 3 che nell'ultimo quinquennio hanno deciso di investire negli ESG o decideranno nel breve periodo di investire, mentre per quanto riguarda il mondo delle piccole imprese, quindi sotto 250 dipendenti, ad oggi risulta che circa 1 impresa su 3 ha investito nella green economy e nelle politiche green. Questo, dal nostro punto di vista, anche parlando dell'anno che è appena venuto, un anno difficile per tutti, comunque la sensazione, l'obiettivo che hanno le imprese che andranno a investire negli ESG è proprio quello di riuscire ad uscire più rapidamente da una crisi, dalla crisi economica dovuta alla pandemia che ha investito il globo. E quindi vediamo proprio questa parte di investimenti legati alla sostenibilità come un elemento importante da un punto di vista strategico e di crescita delle PMI e di tutte le realtà che decideranno di prenderne parte. Lo vediamo anche come uno strumento di marketing, di visibilità, proprio perché, come dicevo, è un tema ormai sulla bocca di tutti, conosciuto, molto rispettato dal mercato, e quindi far sì che la propria realtà entri a far parte di queste politiche sicuramente è un buon punto di vista anche per la parte commerciale e di marketing. Da un punto di vista negativo, comunque di sfide, è anche molto sfidante perché agli inizi soprattutto si prevedono
dei costi un po' più elevati, proprio perché bisogna mettere in atto delle politiche, dei cambiamenti sulla struttura, e poi bisogna anche mantenerle, quindi mantenere anche le certificazioni. Collego anche al discorso del dottor Negri di poco fa, questo rating ESG sicuramente verrà utilizzato sempre di più anche dagli investitori, proprio per un discorso di merito creditizio, quindi anche di eleggibilità verso gli investimenti e quello che ne consegue. Quindi sì, per concludere, la nostra risposta, la nostra sensazione è che il tema ESG è entrato a far parte delle PMI e entrerà sempre di più a far parte di questo mondo. Benissimo, grazie, grazie Luca. Allora, riprendiamo il nostro giro di tavolo, questa volta la facciamo un po' più veloce perché poi il tempo un po' stringe. Allora, riprenderei il discorso con Diomidis Zorkofikis. Qui chiedo di così farmi un qualche esempio di progetto che ha finanziato il fondo. Certamente, partirei magari con quell'esempio che è stato anche il più rappresentante per quanto riguarda il nostro mandato e la nostra strategia di investimento, è quell'esempio riguarda la sottoscrizione del bond, dell'obbligazione emessa dalla società PNA Public Lighting SPA, che l'abbiamo sottoscritto al gennaio del 2019 ed è stato il primo bond infrastrutturale in Italia per il finanziamento di nuovi progetti di pubblica utilità, cosiddetti opere Greenfield, quotato su Extramod Pro. Questo è stato un progetto particolarmente innovativo per il semplice fatto che innanzitutto è stato emesso da una società che al momento dell'emissione era in effetti vuota, però allo stesso momento, grazie anche alla approccio innovativo e la collaborazione del team di Borsa Italiana, era evidente che non stiamo parlando di un'emissione tipo da una società venture capital, ma stiamo parlando di una emissione che avrebbe certe opere da realizzare e certi obblighi da soddisfare anche dal punto di vista ovviamente della destinazione dei proventi e da un punto di vista poi della certificazione green. E oggi in effetti la società ha tutti i progetti operativi e questa società è stata costituita e ha emesso l'obbligazione per finanziare 6 concessioni di progetti di efficientamento energetico per 6 diversi comuni del centro-sud Italia, ha una durata di 21 anni, che in effetti è un anno di costruzione per le opere e le concessioni e le attività di efficientamento energetico, e poi 20 anni di concessione per quanto riguarda la operazione dei punti luce dell'infrastruttura. E devo dire anche, nonostante la pandemia, no, e tutte le difficoltà che ha creato per quanto riguarda l'attività, essendo un'attività economica essenziale ed essendo un'infrastruttura così necessaria anche per i comuni, perché in effetti i comuni hanno, e grazie a queste opere e interventi, risparmiano più del 70% di loro costo elettrico e di loro, chiamiamola così, bolletta elettrica, devo dire anche un'infrastruttura e un'obbligazione che ha creato un impatto molto importante sia dal punto di vista green, ma sia anche dal punto di vista socio-ambientale dagli effetti positivi che ha creato anche per i comuni e il loro risparmio. Dunque, questa era un'operazione che sicuramente è stata abbastanza pionieristica e dovrei anche ringraziare Borsa Italiana per la sua apertura e collaborazione. Dopo quell'emissione abbiamo poi fatto altre 5 simili operazioni, sempre di nuovi progetti, nuova costruzione, cosiddetti Greenfield, che secondo noi anche creano il maggior impatto dal punto di vista di
effetto positivo sulla transizione energetica perché sono proventi usati per nuove opere, nuova costruzione. Perfetto, grazie, grazie per l'invito. Passerei di nuovo allora a Danilo Maiocchi, a cui giro un po' la domanda che avevo fatto prima a Luca Perna, tipo, quindi come, fermo restando che il tema ESG ovviamente no, è importante da far passare, ecco, ma poi nella pratica, quindi come riuscite ad avvicinare a questo punto le vostre associate al tema, quindi far capire che certo, è importante, quindi cosa fate? Prego. Sì, io diciamo, riprendo, ringrazio, sono cose che ho ascoltato e sono interessanti e utili chi mi ha preceduto e sono state dette anche molte cose, molti aspetti per i quali è evidente c'è un elemento evidente, cioè noi la nostra missione, come ho detto, è quella di far penetrare nel mondo, principalmente delle piccole e medie imprese, i temi e l'utilizzo della finanza alternativa. Sui mini bond, quindi è chiaro che per le piccole e medie imprese, quindi normalmente padronali, parli l'amministratore delegato anche il proprietario, diciamo il livello di convincimento deve essere quello che se lui diciamo dice ho bisogno di una camicia, ecco, non devi vendergli un paio di pantaloni ma parlargli di camicie e di qualità. Nella fattispecie la percezione, no, di questo prodotto complessivamente la finanza alternativa, ma di questo prodotto deve ancora essere pienamente compresa negli aspetti anche, se ne è fatto cenno, di visibilità dell'impresa, di percorso anche di messa in ordine come mini bond dell'impresa stessa, di trasparenza e in particolare poi sui temi ESG, che è sempre più evidentemente un aspetto, un problema percepito a livello globale, no? Sociale e anche delle singole persone, che mettersi in compliance ESG come azienda e come prodotto, diciamo, di debito, sicuramente genera un valore aggiunto. Questo è ancora un po' lontano dalla percezione delle imprese italiane piccole, no? Diciamo fino ai 50 milioni di euro, ma deve essere messo in linea e questo è un compito che ci sentiamo, quindi anche il lavoro di assessment che incominceremo a mettere in trasparenza e collaborando con chi già ormai è più avanti di noi di anni anche su questi temi, per noi un aspetto fondamentale, cioè le imprese devono capire che è un vantaggio per loro, che il costo non è unicamente quantificabile nel tasso, individuabile nel tasso, che gli elementi, diciamo, che trascinano questo in termini di impatto, no, come dire, ambientale, sociale, organizzativo interno, hanno un beneficio a medio termine anche per la loro azienda. Quindi ci sentiamo chiamati nel compito che, diciamo, le nostre associate, che poi il termine è sfidante perché in realtà noi rappresentiamo le Camere italiane, quindi in teoria sono tutte le imprese italiane, no? Ma con target principalmente quelle piccole, piccole e medie, ecco, è chiaro che è un tema sfidante. I numeri, dicevo prima, che Giancarlo ha dato, certo crescono, ma secondo noi, penso secondo tutti e anche chi ci ascolta, potrebbero essere decuplicati, quindi c'è ancora qualche varco da colmare e noi ci sentiamo impegnati a colmare temporalmente e come conoscenza e anche come servizio, anche come costo, con dei contributi, questo varco su questi elementi che rapidissimamente ho dato. Benissimo, grazie. Grazie Danilo. Torniamo da Anna Marucci di Borsa. Ecco, una cosa a cui avevi accennato proprio velocemente prima, e di cui effettivamente mi ero accorta, cioè cosa succede, no, nell'elenco, no, dei bond che sono all'interno del segmento, no, green e social, in realtà mancano alcuni bond che teoricamente potrebbero avere, no, diciamo questo bollino, no, bollino blu. Però magari appunto sono stati emessi prima che ci fosse fosse lanciato questo segmento, eccetera. Ma mi pare appunto di capire che in qualche modo siano comunque, diciamo, segnalati, inseriti in un qualche aggregato
che ha un bollino di sostenibilità da parte di borsa. Ecco, ci spieghi un po' come funziona, perché in realtà, quindi effettivamente per entrare nel segmento green e social bisogna avere la certificazione, quindi averla chiesta e quindi aver fatto una domanda ufficiale poi a borsa di ingresso in questo segmento. Certo, ovviamente non possiamo non tener conto delle evoluzioni finanziarie che sono in corso nell'ambito dei nuovi strumenti di debito per la finanza sostenibile, quindi nel motore di ricerca sono presenti anche 8 emissioni che non sono di per sé legate a progetti per cui l'uso dei proventi è certificato, ma comunque sono collegate alla strategia di transizione di medio e lungo termine delle aziende stesse. E queste obbligazioni all'interno del motore di ricerca vengono identificati non come social, sustainable o green bond, però hanno comunque una loro indicazione, sono indicati come SDG linked bond, oppure transition bond, oppure climate action bond. Benissimo, grazie dell'acchiarimento, Anna. Proseguiamo con Fabrizio Negri, a cui chiedo allora quanti rating assessment, insomma ESG, avete assegnato fino ad oggi e anche qualcosa di pratico, cioè nel senso appunto quanto costa a questo punto per un'azienda chiedere una valutazione ESG, è anche alla portata di PMI, ci sono delle differenze? Grazie. Non ti sentiamo però, devi accedere, eccolo forse adesso sì. Grazie Stefania. No, dicevo, non potrebbe che essere così, cioè nella tua domanda c'è anche la risposta. Io provo a darti un titolo se vuoi. La finanza sostenibile in questo momento non è inclusiva e bisognerebbe renderla tale, cioè bisognerebbe rendere la finanza sostenibile inclusiva, partendo anche da quello che diceva il dottor Maiocchi che mi ha preceduto. Ritengo molto interessante dove vede lui diciamo il mondo camerale e un po' il mondo degli advisor. Noi non siamo un advisor, noi siamo un valutatore, quindi lavoriamo insieme agli advisor e sicuramente anche al mondo camerale perché sempre più PMI possano accedere alla finanza sostenibile, perché la finanza sarà realmente sostenibile, sarà realmente green, produrrà veramente quegli effetti che la politica ha destinato all'ambito finanziario solo se saranno incluse anche le PMI. E c'è un tema di cultura, c'è un tema di atteggiamento, lo ricordava bene prima il dottor Maiocchi, c'è un tema anche di costi, lo hai chiesto tu a noi. Dipende dal prodotto, è chiaro che un rating ESG fatto su dati ufficiali, quindi intanto ci deve essere un bilancio di sostenibilità con il coinvolgimento degli analisti, ha un costo pressoché simile a quello di un rating del credito. È anche vero che un prodotto come l'assessment o altri prodotti hanno costi inferiori. Il vero bilanciamento sarà trovare come sempre l'equilibrio tra le esigenze informative degli investitori e diciamo il costo complessivo dell'operazione. Noi abbiamo in questo momento emesso più o meno 1 migliaio di valutazioni ESG, che è un numero importante. 150 di questo migliaio sono rating puri, la maggior parte sono rating privati, questo è un ambito dove c'è poca disclosure, sono rating che noi tipicamente mettiamo a favore di investitori, di banche, che ce li chiedono sia per politiche di investimento sia per politiche di erogazione del credito, quindi campagne di lending destinate alle piccole e medie imprese o alle imprese di maggiore dimensione. Tornando ancora al mondo delle PMI che mi sta molto a cuore, noi abbiamo creato ad hoc una piattaforma digitale che consente di andare a raccogliere il dato dei temi legati alla sostenibilità direttamente dall'impresa, con una modalità di autocertificazione del dato o anche eventualmente di messa a disposizione del dato e certificazione nostra ex post. Questo quando la PMI, tipicamente è il 99% dei casi, non ha un bilancio di sostenibilità. Quindi il bilancio di sostenibilità non è un limite, possiamo fare un assessment andando a raccogliere direttamente il dato, noi lo facciamo ad esempio tramite questa piattaforma digitale che abbiamo creato ad hoc, e abbiamo visto che il nostro algoritmo e i nostri modelli riescono ad assegnare giudizi, diciamo, coerenti con la nostra metodologia anche in presenza di imprese che hanno
10 dipendenti o 2 milioni e più di fatturato. Questo è proprio il limite, la soglia minima. Per cui ci rientrano ampiamente le medie imprese, ci rientrano anche le piccole imprese. Quindi gli strumenti dal punto di vista della valutazione, che è quello che attiene Cerver Rating Agency, della sostenibilità delle PMI, ci sono e sono accessibili anche a livello di costo. Si tratta appunto di riuscire a creare un po' di cultura, un po' di traino, perché gli imprenditori capiscano come questa rivoluzione ESG, come è stata chiamata a più riprese in più ambiti, sia ineluttabile. Quindi è solo una questione di tempo, come la maggior parte dei fondi che arriveranno anche a disposizione delle piccole e medie imprese avranno la necessità di avere questo tipo di valutazione, questo tipo di prospettiva. Grazie, grazie Fabrizio. Finiamo il nostro giro ancora con Luca Plevna, a cui chiedo se ci racconta, no, dell'esperienza con qualche azienda con cui ha lavorato, sta lavorando adesso sul tema ESG per l'emissione di qualche mini bond. Certo, molto volentieri. Cito con molto piacere l'ultima emissione che abbiamo portato a termine in qualità di advisor nel mese di dicembre 2020, quindi molto recente, che ha portato il gruppo industriale Undo all'emissione di 2 mini bond per una cifra complessiva di 4 milioni e mezzo. I mini bond serviranno a finanziare le future acquisizioni da parte del gruppo di impianti fotovoltaici sul mercato secondario e allo stesso tempo anche alla realizzazione di nuovi impianti, questo per un'ottica e un obiettivo di crescita costante e continua del gruppo. Spendo due parole sull'emittente. Il gruppo Undo è stato fondato nel 2007, oggi conta più di 80 dipendenti ed è molto attivo nel settore della produzione di energia di fonti rinnovabili e conta ad oggi più di 50 impianti distribuiti sul territorio nazionale. Dal 2019 è entrato anche a far parte della community elite di Borsa Italiana. Le emissioni di dicembre 2020 seguono un'altra emissione del 2019, di un importo di 4 milioni, e questo conferma proprio la visione, la vision e gli obiettivi di crescita di questo gruppo, molto importanti, che punta a diventare tra i leader in Italia in termini di produzione di energie rinnovabili. E proprio in ottica ESG, green economy e crescita di queste politiche, di queste strategie, ADB è felice di far parte di questa strategia, di questo di avere contatti con rapporti di lavoro con questo cliente, proprio perché crediamo, come dicevo anche nell'intervento precedente, molto nel futuro della green economy e delle politiche ESG per quello che riguarda il mondo delle PMI. Benissimo, allora grazie anche a Luca, e a questo punto io ringrazio tutti i relatori di essere stati con noi, e grazie ancora a Giancarlo Giudici e all'Osservatorio Minibond del Politecnico per l'ospitalità. Sicuramente poi tutto quello che avete visto oggi sarà messo online dal Politecnico, ma anche su Divisa, quindi vi aspetto sul nostro sito. Grazie a tutti e buona giornata. Arrivederci. Grazie Stefania, riprendo la linea esclusivamente qui per salutare tutti, ringraziare veramente i nostri relatori, ringraziare i tre giornalisti che mi hanno aiutato in questa maratona. Spero che l'evento sia stato apprezzato e che ci siano tanti takeaways, come si dice, quindi tante cose utili da portarsi a casa. Il filmato sarà caricato sul nostro canale YouTube e sarà possibile rivederlo anche nella lista degli eventi che abbiamo sul nostro sito internet osservatoriefi.it. Di nuovo grazie a tutti e arrivederci ai prossimi eventi. Se volete rimanere in contatto con noi, iscrivetevi alla nostra mailing list sul sito oppure mandateci una mail. Il report è, lo ripeto ancora, scaricabile già da ora sul nostro sito internet. Buona giornata a tutti.